Allora, buongiorno, tocca a me dare il benvenuto stamattina, sono molto emozionata per questo evento, sono tra amici, ho conosciuto Salvatore stamattina, ci conoscevamo finora solo via social e vedremo anche l'importanza di questa connessione. Sono molto emozionata perché in realtà, cioè, lo dico, io vengo da Prata perché ho abitato lì tutta la mia... fino a 26 anni che non mi sono sposata, abitavo in questo sito, ero lì alla torretta di Casoli, quindi questa ricostruzione ha per me anche un valore personale legato a un territorio che mi ha visto crescere. E quando ho incontrato la prima volta le spoglie di San Nicola Greco, quando sono tornati a Casoli, un po' di anni fa tornarono a Casoli, fu una grande emozione, ho detto ecco il mio concittadino vero, perché era così, ero racconti di mia nonna su questo sito. Quindi per me è una grande importanza, perché siamo qui? Siamo qui per un incontro, ecco, chi non crede tanto dice un incontro fortuito legato a uno strano allineamento degli astri. Chi crede vede un legame invece provvidenziale, no? In questa connessione di persone che avete di fronte oggi, che adesso vi presento uno alla volta. Sindaco a parte, perché lo conoscete... penso bene, il sindaco di Palene al centro del tavolo dell'Emilio che rappresenta la comunità palenese oggi. Io sono Adele Cantarella, sono un geologo e con Francesca D'Arcinese, con la nostra associazione Abruzzo Adventus abbiamo organizzato e voluto questa giornata che fa il paio con l'escursione legata a San Falco che abbiamo avuto il 14, a cui hanno partecipato alcuni di voi seduti qui. A fianco a me c'è Monsignor Tarulli, in rappresentanza della diocesi. Siamo molto contenti che di questa presenza, che rappresenta per noi un grande attestato di stima e speriamo una bella collaborazione. All'estrema sinistra l'ospite d'eccezione, possiamo dire Salvatore Tozzo, che è giunto ieri dalla Calabria, da Taverna, e che ci racconterà i suoi studi legati alla comunità di San Falco. Alla mia destra la mia concittadina casolana, l'architettoria Carmela Ricci. Io e lei a ottobre l'anno scorso abbiamo portato per la prima volta delle persone sul lago di Casoli in occasione della settimana del pianeta Terra e quindi abbiamo per la prima volta raccontato a normali cittadini, quindi non persone non addette ai lavori, a normali cittadini interessati, anche degli studenti, questa storia. La storia di Maria Carmela si intreccia con quella di Salvatore Tozzo. Voi vi conoscevate già, perché c'è un gemellaggio tra Palene e Taverna già dal 2001. C'è stata una visita dei palenesi a Taverna nel 2016 in occasione del convegno, in cui si ricostruiscono un po' si annotano i nodi di questa amicizia, le spoglie di San Falco vanno in visita a Taverna e quindi c'è questa grande festa legata a San Falco. In quell'occasione, dopo quell'occasione, grazie di nuovo ai social, Salvatore incontra Maria Carmela, perché Maria Carmela trova un segnale di passaggio di questa storia che Salvatore stava ricostruendo. Decidono di mettere insieme i loro studi e di cercare di ricostruire questo puzzle che adesso poi vi illustreranno e che è il motivo per cui abbiamo voluto questo primo convegno qui a Palena. Che dire ancora? Sono veramente contenta anche della vostra presenza, della risposta, e ringrazio il sindaco, ringrazio Monsignor Tarulli di essere qui, ringrazio il Comitato Feste che è stato un collaboratore eccezionale per questa giornata. Lascio la parola a Francesca che vi farà un excursus, adesso Lega dell'Arte, quindi un excursus più tecnico sull'argomento, e vi auguro una buona giornata. Allora, buongiorno, no, in verità non farò un excursus storico perché ho paura che poi Salvatore possa correggermi, no, scherzo. No, in verità per la prima volta forse in tutta quest'estate mi vedete parlare non a braccio ma per iscritto, il che vuol dire che per me è veramente un'occasione importante. Ripeterò alcuni dei ringraziamenti e poi aggiungerò solamente delle osservazioni, diciamo così. Allora, intanto benvenuti alla prima giornata di studi dedicata a San Falco, perché per noi questa ci auguriamo che sia la prima di una giornata di studi, di una serie di giornate di studi che si ripeteranno negli anni, grazie anche a
l'auspicio di una collaborazione più stretta con i nostri confratelli, possiamo dire a questo punto calabresi, e, che porterà ad approfondire tutti gli aspetti legati alla vita di San Falco, dei sette fratelli, le testimonianze archeologiche, storico-artistiche e quant'altro. Vi porto i saluti del presidente Domenico Rattegni e del vicepresidente della nostra associazione Luca Ricino, che sono impegnati in altre attività, e mi permetto di fare, visto che siamo ormai agli sgoccioli del nostro calendario estivo associativo, colgo l'occasione per fare un brevissimo bilancio e lanciare appunto una, come dire, un sasso oltre l'ostacolo, anzi il cuore oltre l'ostacolo più che il sasso. Dunque, Abruzzo Adventures in quest'estate 2018 si era prefissata degli obiettivi che sulla carta sembravano ambiziosi, ma nella realtà si sono rivelati non solo ambiziosi ma importanti per la nostra associazione e, lasciatemi dire, per l'intera comunità di Palena. Dopo la giornata dedicata alla linea Gustav con il giornalista Lorenzo Grassi, curata dalla dottoressa Adele Garzarella, che si occupa preeminentemente quindi di temi legati alla geologia e storia, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale e della linea Gustav, oggi finalmente, devo dire, mi ritrovo nel mio elemento, cioè la storia medievale nelle sue declinazioni antropologiche, artistiche, archeologiche. Quindi anch'io voglio iniziare con i ringraziamenti fondamentali. In primis l'amministrazione comunale di Palena, che ci ospita nella splendida cornice del castello e ci sostiene anche in questa iniziativa. In secondo luogo il comitato feste, che ha accolto con grande entusiasmo la nostra idea di collocare all'interno delle feste patronali che si apprestano ad iniziare una giornata dedicata allo studio della vita, della geografia di San Falco e dei sette fratelli. Monsignor Tarullo, vicario episcopale, che fra i molti impegni ha trovato il modo di essere qui con noi a rappresentare in questa sede la curia di Sulmona Balba. Ultimi ma non ultimi voglio e devo ringraziare il dottor Salvatore Tozzo e la dottoressa Maria Carmela Ricci, che sono venuti qui a presentarci gli esiti delle loro ricerche in ambito calabrese per il dottor Tozzo e abruzzese per la dottoressa Ricci. È chiaro che senza la vostra disponibilità e il vostro amore per la ricerca tutto questo non sarebbe stato possibile. Questa giornata, che come vi dicevo è la prima di una lunga serie che spero si ripeteranno a venire, rappresenta molto per me dal punto di vista anche personale. Se nei miei anni da cittadina qualcuno, perché ovviamente non, io sono naturalizzata palenese per chi non lo sapesse, nel senso che mio marito è palenese e io no, se nei miei anni da cittadina, quindi a Roma, a Pescara, ancora prima all'Aquila, qualcuno mi avesse detto che in questo piccolo paese di montagna avrei realizzato molti dei miei desideri professionali, probabilmente non gli avrei creduto. Eppure è proprio così che è andata. Nel 2006 mi sono laureata con una tesi incentrata sul fenomeno dell'eremitismo urbano, e che a Roma ha lasciato delle testimonianze pittoriche importanti all'interno delle mura aureliane e serreane, e ne è nata una passione per il tema dell'eremitismo che non si è mai esaurita. Quindi oggi, a più di 10 anni di distanza da quel tema, ho trovato nuove declinazioni per le mie ricerche e soprattutto il desiderio di divulgare la conoscenza di questo fenomeno al largo pubblico. È di qualche giorno fa l'escursione che ha portato il primo gruppo di persone a visitare quello che la tradizione ritiene essere l'eramo di San Falco. Dopo una ricerca in perfetto stile Indiana Jones, ve lo posso garantire, con ronca, un buon numero di graffi in cui sono stata sostenuta, un cinghiale che mi ha inseguito e in una uscita solitaria, grazie poi al supporto anche del presidente Domenico Rattegni, abbiamo offerto alla comunità palenese la possibilità di tornare a vedere quelli che sembrano essere i luoghi del primo eremita Falco, che fu di esempio per molti altri, non ultimo Pietro Angelerio. Quindi spero che da quella visita e da questa giornata nascano nuovi spunti di riflessione e di azione dal punto di vista culturale e turistico, con questo auspicio, che quindi è anche un po' un grande peso che io cedo al sindaco, ti lascio anche la parola. Grazie per la parola, buongiorno a tutti. Io sono veramente, non mi sarei mai aspettato che
oltre a diventare sindaco, un giorno mi ritrovassi alla mia destra il mio insegnante. Don Auro Tarulli è stato il mio insegnante di religione e solo Dio sa quanti poi gli ho fatti passare, sinceramente, devo essere onesto. Vedi che significa la vita. Poi Salvatore, che dire, un architetto di livello veramente altissimo, la dottoressa Ricci e tutto quanto. Io dico questo, dico veramente noi come comunità, come ha detto giustamente poco fa Francesca, una piccola comunità che fa tantissime cose, ma queste tantissime cose sono veramente perché vengono dal basso, vengono dalle associazioni, vengono dal volontariato, vengono dalla Proloco, dall'associazione culturale, da Pallenium, dalla Proloco, insomma da tutte le associazioni che abbiamo, se qualcuno l'ha dimenticato mi scuso, è come se l'avessi nominata. Dall'associazione sportiva, da Abruzzo Adventus, e non mi sarei mai aspettato che, cioè diciamo, Abruzzo Adventus, che è un'associazione tra virgolette diciamo vocata a far turismo e quant'altro, si fosse occupata anche di religione, una cosa nuova, e veramente ne sono veramente stracontento di questo. Io veramente noto che c'è sempre più vitalità, anzi a volte devo ammettere, c'è proprio gli anziani, ho dimenticato di dire, la Croce Rossa. Però devo dire che a volte questo eccesso crea anche delle difficoltà, con molta sincerità. Mi auguro che siano diciamo difficoltà superabili, perché poi alla fine, se vediamo bene in questo piccolo paesino, ognuno di noi sta in 10 associazioni, sta nella Croce Rossa, sta nella Proloco, sta nel Comitato Feste, sta, alla fine siamo bene o male, sono i cosiddetti cittadini attivi, sono sempre gli stessi. Purtroppo proprio stamattina, come al solito alle 8:30 ero in comune e la prima telefonata è una telefonata brutta, nel senso che qualcuno, come al solito, quei cittadini inattivi e cattivi hanno tentato, stanno tentando di bloccare un'attività che sarebbe fatta stasera, che è la festa delle pizzelle, per dirci, no, da un punto di vista sanitario, qua e là, però la cosa è già superata, già la documentazione sta andando avanti, come per dire. Ci sono tanti di quei cittadini così attivi che vogliono bene a questo paese, che fanno di tutto per volergli bene, ma diversamente c'è sempre quella persona cattiva, invidiosa, che non fa altro che cercare di fermare tutto. Ma noi personalmente chiamiamo questo posto, dove noi veramente siamo radicati in questo posto, dove veramente abbiamo deciso di rimanere in questo posto, non ci faremo proprio, non li pensiamo nemmeno questi tipi di personaggi. Noi amiamo questo posto da morire, noi lottiamo alacremente come amministrazione per avere il massimo a livello di servizi, di infrastrutture e quant'altro. Lavoriamo e soprattutto siamo aperti a qualsiasi tipo di iniziativa e non ci tiriamo indietro a nessuno, nel senso che chiunque vuole fare ha la possibilità di fare in questo comune con questa amministrazione. Io non mi devo mettere in medaglio ad onorarmi da solo, i risultati si vedono. I risultati si vedono anche a livello di premi, non si vedono solo a livello diciamo di presenze e quant'altro, ma quello che è importantissimo sono le tradizioni, non perdere le tradizioni, non perdere il gusto di seguire tutto e anche un convegno come questo qui, in questa bellissima sala e quant'altro. Poi per tornare mi permetto di dire all'amico Salvatore, perché noi abbiamo avuto la strafortuna di andare come nuova amministrazione con l'ex sindaco Fernando Della Grotta a Taverna. Dire che siamo stati trattati benissimo, dire poco, veramente io non mi sarei mai aspettato le bellezze di Taverna dei luoghi circostanti, piena di chiese ma curata in una maniera, non ho parole proprio, non le trovo le parole giuste per dire quanto sono veramente tenute benissimo, ma soprattutto ho notato quello che purtroppo, nonostante noi siamo un'unione dei comuni, ho notato un blocco dei comuni vicini, un unico blocco, senza stare a vedere il comune di Palena, il comune di Lama, il comune di Topalena, il comune... No, era un blocco granitico. Noi abbiamo un'unione, tra virgolette, oserei dire burocratica, loro hanno un'unione non di fatto ma reale. Questo vuol dire tanto, significa che noi come comunità dobbiamo crescere tanto insieme alle altre comunità ed impegnarci affinché questo venga superato. Io veramente sono veramente strafelice di rivedere Don Eolo, di cui veramente onoratissimo oggi sia qui con la sua presenza, per non dire come dicevo poco fa Salvatore, ma soprattutto devo effettivamente ringraziare veramente da parte dell'amministrazione e di tutta la cittadinanza di Palena
Questo congresso preparato con molta meticolosità e attenzione da parte di Abruzzo Adventure. E questo per dire che vedo che, come dicevo poco fa, oramai tutte le associazioni non sono più limitate a qualcosa che vada a finire alla Sacra Mangerezza, per capirci, ma benissimo ogni associazione mette qualcosa di diverso in quello che fa, e quello non fa altro che aiutare a far conoscere sempre meglio questo paese, questa piccola comunità. Pertanto veramente vi ringrazio che siete qui oggi e continuiamo questo bel congresso ricordando quelli che sono poi i fasti di San Falco e Sette Fratelli. Sappiate che su questo abbiamo già il comune di Guardiagrele che ci crede tantissimo, vuole andare avanti, il comune di Taverna allo stesso modo, Francavilla ha dato la sua stessa disponibilità. Dobbiamo lavorare un po' su Civita Luparella, Ortucchio e Torricella, quindi diciamo stiamo 4-3, se ci impegniamo un po' di più piano piano cercheremo di arrivare al full 7-7. Io vi ringrazio, benvenuti a questo congresso e buona giornata a tutti. Lasciamo la parola al vicario episcopale che ci ha rallegrato con la sua presenza. Dunque, innanzitutto devo anche io esprimere la mia gioia per aver ritrovato il Signore. No? Il 4 marzo scorso, all'ingresso del vescovo attuale, c'era un sindaco che faceva così con la manina, e effettivamente io non l'avevo riconosciuto. Ho domandato: ma chi è quello? Non me l'hanno saputo dire perché non lo conoscevo. Mi ha fatto un immenso piacere ritrovarlo dopo quasi 50 anni. E detto questo, io vi dico che ho accettato con molto volentieri l'invito che personalmente mi ha fatto Don Cante. Sì, infatti. L'invito a partecipare e a dare il mio modesto contributo a questo convegno, ho visto tavola rotonda, no? Su San Falco, i Sette Fratelli, storia, cultura e tradizioni. San Falco e Parena sono un binomio inscindibile, anche se il nostro santo ha le sue origini nella bella terra di Calabria. Gli altri relatori, soprattutto Tozzo, metteranno bene in risalto gli aspetti storici, culturali, le tradizioni legate alla figura di San Falco nei luoghi che lo hanno visto nascere e vivere. Io come prete non posso non guardare e non far riflettere sulla santità di Falco, che è giunto ad essere santo. È preciso che la santità è per tutti quanti, anche per il sindaco, tutti dobbiamo diventare santi, ognuno per la sua strada. Ecco, a me non spetta mettere in risalto la santità di Falco, ma anche far riflettere sulla santità in genere, che ripeto è vocazione universale. Sapete, nel mese di marzo il Papa Francesco ci ha regalato un bel documento, un'esortazione apostolica che porta il titolo Gaudete ed esultate, che è proprio sulla santità nel mondo contemporaneo. E mi piace fare qualche riferimento a questa esortazione prima. Intanto il Papa ci ricorda che il Signore ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di una esistenza mediocre, anacquata, inconsistente. Vedete, il cristiano, se veramente è cristiano, è veramente tale, non può condurre una vita mediocre, sotto nessun punto di vista. Perché Dio, dice ancora il Papa, ci vuole santi. La santità è per tutti. Ma ci potremmo domandare, ma per essere santi dobbiamo fare degli atti eroici? Perché nella vita dei santi, di quelli canonizzati e proposti come modelli di vita, ci sono atti eroici. Ci sono anche nella vita di San Falco. Beh, io direi che non è necessario compiere degli atti straordinari per essere santi. Noi dobbiamo semplicemente vivere l'ordinarietà della vita in maniera straordinaria, cioè vivere in maniera autenticamente cristiana. Vedete, il cristiano vero è straordinario. Potremmo dire che è anche diverso, tra virgolette, perché è quello che va sempre controcorrente. Anche il gesto più piccolo
Ricordate, Gesù parlava di del semplice bicchiere d'acqua fresca dato a uno, costruisce giorno per giorno la santità. E quante ce ne sono di persone nella vita di tutti i giorni che compiono gesti piccoli ma che aiutano essi a diventare santi. Questa il Papa la chiama la santità della porta accanto, e fa anche degli esempi. Dice: io la vedo questa santità nei genitori che crescono con amore i figli, la vedo negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, il lavoro santifica. La vedo nei malati che nella malattia condividono le sofferenze e la passione di Cristo. La vedo negli anziani che continuano, nonostante gli acciacchi dell'anzianità e della vecchiaia, a sorridere. Noi tutti quanti siamo diventati un po' vecchi, no? Almeno noi. Nella vecchiaia si sorride poco, ma se noi siamo capaci di accettare quella stagione della vita sorridendo, anche quello, il piccolo, una piccola pietra per costruire la nostra santità. Vedete, ognuno è chiamato ad essere santi, santo è lì dove si trova. Il Papa fa degli esempi che possono sembrare anche banali, però non lo sono. Per esempio dice: sei una consacrata o un consacrato, quindi un prete, una suora, un monaco, un frate, sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato, sii santo prendendo di cura di tuo marito, di tua moglie. Sei un lavoratore, sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore, nonno, nonna, sii santo insegnando con pazienza i bambini a seguire Gesù. Hai autorità, sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi interessi personali. Questo vale per i politici, anche per i sindaci, no? Si può essere santi anche pur facendo il sindaco. Anzi, mi piace dirvelo questo, c'è un gesto di cui parla il Papa che sembra ancora più banale, ma anch'esso fa santi. Dice il Papa: una signora va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare. Voi sapete come vanno a finire i discorsi tra due donne al mercato. Ma lei dice dentro di sé: non parlerò male di nessuno. Ebbene, una decisione, un comportamento, piccola cosa, che costituisce la santità, la costruisce la santità. Però il Papa poi alla fine dice che c'è una strada sicura per diventare santi, ed è quella del vivere le beatitudini. Riconosciamo le beatitudini: beati i poveri, beati i miti, no? Innanzitutto il Papa dice che beato vuol dire santo, è beato chi è povero, distaccato dalle cose ed è accanto ai poveri. Vedete, noi dobbiamo anche come Chiesa recuperare il valore della povertà, perché io sono convinto che una Chiesa ricca non è credibile. Chi è mite è santo e costruisce la santità, e la mitezza è tenerezza, cioè chi non si sente superiore, non è arrogante. Chi è nel pianto, quando pianto c'è in questo mondo, e questo pianto, quando lo si accoglie come volontà di Dio, lo si vive come volontà di Dio, aiuta ad essere santi. E poi soprattutto dobbiamo stare accanto a chi piange. Chi ha fame e sete di giustizia la persegue per tutti, lotta per la giustizia e non sta lì impotente a guardare i pochi che si spartiscono la torta della vita. Chi è misericordioso, cioè non programma vendetta, perdona, lo fa 70 volte 7, cioè sempre perdona. Chi è puro di cuore, semplice, sincero, non falso. Chi opera e persegue la pace in tutte le sue sfaccettature. Perché a volte noi alimentiamo dei conflitti con le dicerie, con le diffamazioni, le calunnie, le critiche che distruggono la pace. E chi è perseguitato per la giustizia e accetta la via del Vangelo nonostante procuri fastidi. Se tu il Vangelo lo vivi veramente, hai sempre fastidio, sei sempre perseguitato. Del resto Gesù l'ha detto: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
Se non ci perseguita nessuno, vuol dire che noi non siamo cristiani, non incidiamo. Quindi si può essere santi e si deve essere santi, ognuno per la sua strada. E domandiamoci, qual è stata la strada di San Falco? Qualche anno fa, insieme a un mio amico Giovanni Santini e con il contributo del vescovo emerito di Sulmona Spina, ho scritto un libro dal titolo Santi, Beati, Cristiani Illustri della Diocesi di Sulmona Valba. Ovviamente c'è anche San Falco. C'è una breve biografia di San Falco, breve perché in realtà le notizie che abbiamo di lui non sono molte, almeno quelle che ho io, no? E per inciso va detto che la sua canonizzazione, cioè la sua dichiarazione ad essere santo, non ha seguito la normale procedura che esiste ancora oggi. Sappiamo soltanto che il 2 luglio del 1893 la Sacra Congregazione dei Riti confermava il culto dato a San Falco, dispensando dall'ordinaria e giuridica disquisizione, facendone le veci la serie di documenti raccolti e mandati a Roma per cura e industria del reverendo Don Nicola Araneo, provicario generale della diocesi di Valva e Sulmona. Quindi questo tizio ha mandato una serie di fatti, di documenti, per cui è stato approvato il culto di Falco, di San Falco. In pratica, con questa dichiarazione della Congregazione dei Riti si confermava un culto e una devozione iniziato subito in maniera popolare dopo la morte, ma certamente San Falco l'ha ritenuto santo anche in vita. Falco, e ve lo diranno meglio altri, apparteneva alla comunità dei monaci basiliani italo-greci che nel 977, per mettersi al riparo dalle incursioni dei pirati saraceni, lasciarono il monastero di Santa Maria di Pesica presso Taverna, il luogo di nascita di San Falco, e si trasferì questo gruppo nel Sannio seguendo l'archimandrita Ilarione. E la comunità, grazie al conte di Chieti Trasmondo, trovò sede nella Rocca di Prata presso Casoli. E quando si ricava da due testi, Vita di San Falco di Cesare Falcocchio e Memorie storiche del Sannio di Vincenzo Ciarlante, vennero in sette, ecco i sette fratelli, con l'abate Ilarione. Alla morte di Ilarione fu abate Nicola di origine greca. Dopo Nicola si voleva come abate proprio Falco, ma egli per umiltà non accettò. Anzi, questo fu il momento in cui i sette fratelli si separarono e ognuno prese la propria strada. Falco si ritirò presso la villetta di Sant'Egidio a Palene. Io per la verità non so dove si trova questa villetta. Ci siamo stati con il gruppo. Col cinghiale. Sì, col cinghiale, sì. Va bene. E si rifugiò lì dove visse da eremita, santo. Si legge in qualche tratto biografico: tra i fiori di ogni virtù e le spine di ogni penitenza. Morì il 13 gennaio e secondo la tradizione la campanella di Sant'Egidio, non toccata da alcuno, annunziò col suo suono il beato transito agli abitanti della terra di Palena che fin da allora lo ritennero santo. Ecco un po' la biografia di Falco. Qual è stata la via sua per la santità, ci siamo domandati prima. Io direi innanzitutto la preghiera nella solitudine del suo aereo. I santi dobbiamo soprattutto imitarli, questa è la vera devozione. E allora se Falco è stato uomo di preghiera nella solitudine del suo aereo, quando serve anche a noi la preghiera perché possiamo diventare santi? Poi la penitenza, che fa resistere agli assalti del maligno. E oggi questi assalti, queste tentazioni, sono più forti di ieri. Siamo attaccati da tutte le parti come cristiani veri, quelli veri. Poi l'amore a Cristo, perché se non si ama Cristo non si diventa santi. Ma l'amore anche ai fratelli, che non manca mai se si ama Cristo, perché in ogni fratello, in ogni sorella
Noi dobbiamo, come cristiani, saper sempre vedere il volto di Gesù, anche perché al termine della vita, quando ci presenteremo a Dio e saremo giudicati, non ci si chiederà se siamo andati a messa la domenica, però andiamoci, non ci si chiederà chissà che cosa, ma semplicemente dirà il Figlio dell'uomo posto su un trono alto: io avevo fame e tu mi hai dato da mangiare, cioè l'amore concreto ai fratelli. Ebbene, dicevo prima, all'inizio Palena e San Falco sono un binomio inscindibile. Palena ama San Falco, lo onora, lo venera, lo prega, lo celebra. Ed è bello anche questo convegno, questa tavola rotonda. Però la devozione, ripeto ancora, si esprime nella imitazione. Perciò sull'esempio di San Falco, anche noi, uomini e donne di preghiera, dobbiamo essere. Resistiamo alla tentazione, amiamo Gesù Cristo, siamo innamorati di Lui e dei fratelli. Ci aiuti San Falco ad esserlo. E seguendo la nostra via, la nostra, perché ognuno ha la sua per diventare santo, costruiamo ogni giorno la nostra santità, che è essere dentro questa vita terrena con Dio sempre. E vorrei che tenessimo bene a mente quelle parole di Léon Bloy in un suo scritto, La donna povera. Dice così: nella vita non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. E vorrei terminare proprio con una preghiera che è messa proprio al termine di questi pochi tratti biografici su San Falco. Signore nostro Dio, grande nell'amore, forte e invincibile, tu ci chiami a camminare con te, fonte di pace e di gioia. Per intercessione di San Falco, liberaci dagli assalti del maligno, tienici all'ombra delle tue ali, coprici con lo scudo della tua potenza e manifestaci con benevolenza la tua salvezza, perché liberi da ogni male, ti amiamo con tutto il cuore, ti serviamo operando il bene, ti rendiamo onore e gloria, e tutta la nostra vita sia un canto di lode a te, amore infinito. Amen. Allora, io ringrazio nuovamente Don Euro, allora mi permetto di chiamarla. E volevo invitare solamente un attimo il nostro rappresentante Antonio Carozza, che porta insomma i saluti del Comitato Feste, che veramente dobbiamo ringraziare più e più volte. Grazie dell'invito. Il mio è soltanto un saluto e un ringraziamento. Voglio puntare l'attenzione soprattutto sulla collaborazione. Questo è stato un primo tentativo di collaborare tra il Comitato Feste e l'Associazione Abruzzo Adventure, e spero che questa possa essere appunto la prima di tante future collaborazioni. Credo che sia questa la ricetta per il futuro di collaborazione tra le associazioni, e sono contento e felice di averlo fatto sotto il nome di San Falco. Sono contento di ritrovare qui l'architetto Tozzo, che ho avuto il piacere e l'onore di incontrare circa 2 anni fa, quando con una delegazione di palenesi siamo andati a riscoprire quelli che erano i territori di origine di San Falco, e di riscoprire dopo tanto tempo l'abbazia di Pesega, dove San Falco è tornato dopo molto tempo. Io non vi rubo altro tempo, non ho nulla da aggiungere, e vi auguro un buon proseguimento. Grazie. La dottoressa Maria Carmela Ricci procede con la sua presentazione. Allora, perché è arrivato adesso, l'introduco brevemente dall'architetto, che... Allora, scusate, l'ha fatto suo marito la ricerca, perché suo marito è timido. Allora, loro sono... No? Sono uno dall'operatore, uno la mente, uno poi il divulgatore. Lei è un'ottima divulgatrice, ma no, lei si minimizza, ma lei sa tutto.
Ti lascio la parola e buon ascolto. Sì, contemporaneamente volevo proiettare sia il sito offline, che non abbiamo problemi di connessione, e le slide che servirà un po' per seguire il discorso. Ma prima di tutto volevo ringraziare, insomma, chi ha organizzato questo evento e soprattutto Adele Gazzarella, che mi ha chiamata e mi ha chiesto se volevo partecipare a questo convegno. E poi io abbiamo altro invitato Salvatore Tozzo, che ha accettato, quindi grazie anche lui, e poi l'associazione Abruzzo Adventure, il museo, la parrocchia, il sindaco, insomma tutti coloro che hanno fatto sì che questo giorno diventasse una data storica. Per me sono tutte tappe storiche, perché da quando abbiamo fatto questa ricerca, poi sono sì, tutto è partito dopo 5 anni, però comunque è andata avanti, si sono svolte molti convegni importanti e venute fuori molte altri dati, altre verità e altre cose, insomma, molto importanti su questi monaci. Allora no, sono poi onorata di questa cosa, anche perché tutto è partito da Palena, proprio da Palena, da quando Palena nel 2001 ha fatto il gemellaggio ad agosto, cioè quando noi da Taverno sono venuti prima a Palena. Poi il palenese qualche mese andati giù, io poi l'ho saputo da un giornalista di Casoli, che era Andrea Masciantoni, che ha fatto un articolo sul Tempo il giorno dopo, quindi era il 19 agosto del 2001, poi anche sul giornale della parrocchia di Casoli hanno rilanciato questa notizia, e da lì è partita l'idea, perché di ricostruire questa storia, di ritrovare insomma anche delle inesattezze che riguarda i santi, anche delle date di questi santi, di quando sono vissuti. E quindi poi quello che ci ha dato, diciamo, aiutato a fare questa ricerca, perché l'idea già era partita anche di prima nel 2001, perché c'era Nicola Fiorentino, uno storico di Casoli, che sempre su Casa Comunità aveva raccontato un po' questa storia, facendo riferimento a dei testi che lui aveva letto, che era soprattutto poi il D'Amico, un parroco di Casoli del 1800. Nominava anche il Falcocchio, però nominava anche il Marafioti, dove però questo nome venne scritto, questo cognome venne scritto con due T, Marafiotti, e questo testo secondo me forse non l'ha consultato quasi nessuno degli storici che vennero dopo. E quindi quello che ci aveva proprio convinto poi a partire questa ricerca non è stato soltanto il gemellaggio con Palena, ma anche gli strumenti che avevamo a disposizione, perché noi avevamo aperto un sito, che Casoli.org, stavamo aprendo un sito, stavamo costruendo, poi questo sito è stato pubblicato il 17 dicembre del 2001, sempre quell'anno lì, e quindi avevamo a disposizione uno strumento per fare la ricerca, perché molti dati li abbiamo diciamo trovati su internet, anche delle foto, per esempio Taverna, la foto di Pesega, e alcuni dati storici su questo luogo. Posso citare Rosanna Tedesco, che è una storia del luogo, e qualche cosa pure sul sito del comune di Pietrafitta, insomma. Poi ovviamente siamo andati nelle biblioteche, abbiamo reperito dei volumi, e molti di questi volumi li abbiamo anche, qualcuno è stato ristampato e quindi abbiamo potuto acquistarli, e siamo partiti con questa idea, poi anche aiutato da una pittrice di Casoli, che ci ha poi diciamo incoraggiati a fare questa ricerca, e ha dipinto poi lei, siccome su stoffa, tutti questi santi, per esempio il primo che vediamo qua è San Vitalione, e poi tutti i santi, così secondo la sua, così come l'aveva vista lei, insomma, sulla sua immaginazione. E così siamo partiti questa ricerca, ma non proprio subito, nel 2002, nel 2004 siamo riusciti poi a ricostruirla tutta e l'abbiamo pubblicata sul sito. Volevo partire prima di tutto dal titolo: perché il Castellum de Prata e le reliquie di Sant'Ilarione? Il Castellum de Prata perché la prima menzione di questo luogo
lo troviamo sul memorandum della Padre Beccario. E infatti dopo la Roma, Casoli e San Pancrazio e la Cascalegna troviamo Castellum de Prada e Gissi, che era il luogo dove questi monaci si erano trasferiti. E poi perché le reliquie Sant'Elarione? Perché il Falcocchio del 1917 in una nota parla di Santa Morte della Badilarione, a pagina 7, poi in una nota in pagina 44 dice: si vuole che il corpo di Santa Ilarione abbade giaccia ancora ignoto in Prata. Questo è l'unico, diciamo, scritto che abbiamo trovato sul fatto che Santa Ilarione, dopo c'è un ignoto, nel 1817 scrive che giace ancora lì, significa che non ci sono altri documenti, altri fatti noti che possono far pensare che il corpo di Sant'Elarione sia stato spostato, come invece era avvenuto con San Nicola Greco 300 anni dopo. E invece il testo diciamo che ci ha aiutato molto in questa ricerca è proprio il memorandum della Padre Bertale, è stato il primo che ha citato il luogo. Invece per quanto riguarda questa storia dei santi, lo troviamo in Cronica d'Antichità di Calabria del reverendo padre Fra Girolamo Marafioti. E lui però si serve di un materiale di citazioni di scritti da lui pervenuti dai suoi amici della città di Benevento. E dice: morto che fu Ilarione, i santi suoi discepoli, vedendosi senza pastore e rettore, desideravano avere chi lo reggesse nella vita e nei costumi, ma per la molta umiltà ognuno rinunziava alla prelatura e il carico del governo. Cioè, morto Ilarione, gli altri monaci per umiltà non volevano prendere il posto di Sant'Ilarione e non di meno, concordandosi l'un l'altro, fecero patto di gittare le lancelle dentro una fontana, e se nella lancella di colore entrasse un pesce, il padrone della lancella accettasse la prelatura. Quindi era uno speciale modo per far sì che almeno qualcuno potesse prendere il suo posto. Questo pesce cadde proprio dentro la lancella di San Nicola Greco, e quindi lui dovette accettare e prese il posto di Sant'Ilarione come archimandrita in quel di Prata. Però c'è una cosa importante da dire, che in quei manoscritti ricevuti dai suoi amici di Benevento, il Marafiori è in corso molto probabilmente un errore di trascrizione, scambiando Eugenio IV, che fu papa dal 1431 al 1447, con il pontificato di Papa Sergio IV, che fu pontefice dal 1009 al 1012, poiché i santi eremiti ed ancora di più nei commentari di monaci di rito greco bizantino operavano dal V al IX secolo, prima che avvenisse il grande scisma del 1054. E infatti fino ad allora la storia della Chiesa ortodossa si confondeva con quella della Chiesa universale. Lo scisma diede luogo alla separazione tra la Chiesa occidentale romano-cattolica e quella orientale ortodossa, e portò a una repentina trasformazione di numerosi monasteri basiliani e benedettini. Poi c'è anche Ettore Paratore che in Biblioteca Cantorum di Grottapera asserisce che deve essere corretto l'errore di molti scrittori come Lughelli, che nel parlare brevemente del santo di San Falco ne pongono la morte nel secolo XV sotto il pontificato di Eugenio IV. Quindi l'origine dell'errore da ricercare nella trattazione della vita di San Nicola, compagno di San Falco, che è stato confuso col beato Nicolo di Forca Padena, fondatore dell'era di Sant'Onofrio a Roma, che visse appunto nel secolo XV e morì durante il pontificato di Eugenio IV. E vabbè, io poi invito a leggere questa ricerca che sta sul sito, perché è lunghissimo, non possiamo leggere tutta. Quindi il Marafiori è stato sicuramente un punto di riferimento storico per tutti gli autori che si sono dedicati a raccontare le vicissitudini di questi santi. I suoi errori hanno creato però confusioni intorno alla comunità di monaci che si era insediata nel castello di Prata, e la storia della loro presenza monastica è rimasta ancora oggi sospesa tra mito, leggende e realtà religiosa ormai consacrata attraverso i rituali secolari nei luoghi dove si celebra il loro culto. Poi questo è un testo del 1600,
quello del Malafioti. Poi c'è un altro testo del 1600 importante che è Memoria e storia del Sannio, del Ciarlandi. E dice: furono 8 santissimi eremiti, i quali, come tante lucidissime stelle, illuminarono con le loro virtù e santa vita gli Abruzzi, il condato di Molise ed altri convicini luoghi. È proprio una descrizione quasi poetica. E poi il testo, sempre del 1600, è il Girolamo Nicolino, con l'istoria della città di Chieti. E anche qui troviamo città di Santi. Per passare poi nel 1700 con Gloria di Sant'Orante, e il Falcocchio nel 1800, e poi il nostro parroco, che era Brevi Notizie intorno alle di Santa Reparata, Brevi Notizie intorno alle fondazioni del Santuario di Santa Reparata, e anche lui qua, non so se chi ha stampato il libro, ma faceva quasi capire che Sant'Ilarione fosse l'anacoreta della Depari, cui corsi venera in Bitonto, ma non c'entra niente con Bitonto, Sant'Ilarione di Bitonto. Quindi ora torniamo un po' alla storia di come questi monaci sono venuti in Italia prima di tutto. Si insedia, questo monastero orientale si insedia nel meridione attraverso tre ondate migratorie. Il primo fenomeno si ebbe nel VII secolo con l'espansione musulmana e le successive persecuzioni persiane, soprattutto islamiche, i quali, mentre fecero inarrivire nei territori conquistati la vita monastica, costrinsero alle migrazioni molti monaci greci che rafforzarono le comunità balcaniche e russe e svilupparono il monachesimo orientale in Sicilia e in altre regioni. Ora qua abbiamo l'Italia meridionale nel 603, dove il rosa indica il territorio bizantino e il giallo il territorio longobardo, occupato dai longobardi. E il secondo fenomeno migratorio invece si ebbe nell'VIII secolo a causa dell'editto che impose la distruzione di tutte le immagini raffiguranti Dio, la Madonna e i Santi in ogni luogo. E questo fece sì che i monaci basiliani, che non vollero accettare questa imposizione, abbandonarono l'Oriente, e quindi la Sicilia e le estremità più orientali ospitarono questi monaci greci, i quali si sistemarono stabilmente diffondendo religione e regole di vita. E quindi queste terre, seguendo San Basilio, restano magnifici istituti e fondarono scuole di profondo sapere e diedero avvio all'imponente fenomeno che prese il nome di monachesimo italo-greco. Poi ci fu un terzo fenomeno migratorio nel X secolo, che dovuto all'incursione dei saraceni, che si intensificarono nel 1975, e la città di Cosenza fu appunto invasa, e l'antichissimo convento di San Martino di Canale, vicino a Valticrati, non fu risparmiato. Anche nell'antica città di Taverna, i saraceni intorno all'anno 1977 portarono distruzione e morte. Il monastero basiliano di Santa Maria di Pesca fu saccheggiato e incendiato dalle loro scorribande. Le comunità italo-greche che campavano all'interno delle escursioni furono costrette ad un'ennesima migrazione e darsi alla fuga nel Ducato di Longobardi di Salerno, attraverso l'antica via romana Poppiglia e sotto la guida del loro archimandrite Sant'Ilarione. Dopo un periodo di accoglienza nel Ducato di Salerno, questi monaci si diressero nel Sannio, precisamente nel Ducato Longobardo di Benevento, dove stabilirono gli accordi per incontrare il conte di Chieri Trasmondo I. Mediante quelle strade romane, tratture secolari, che nel processo di evangelizzazione furono dello stesso tempo vie di comunicazione, di scambio materiale, veicolo di movimenti ideali e spirituali, attraversarono le antiche città di Sernia, Sepino, Boiano, San Pietro, Avellana, eccetera, per arrivare fino alla residenza estiva del conte nel castello di Serte, situato nella parte occidentale della Valle del Sangro. Quella era la sua residenza estiva, e quindi facendo queste strade e tratture, i monaci non potevano andare a Chieri al conte Trasmondo e poi tornare via da noi, ma era questo il luogo dove loro incontrarono il conte. Il conte Trasmondo I offrì alla comunità dei monaci italo-greci appena arrivata l'opportunità di stabilirsi nel Saulo di Prata ed edificarvi un nuovo monastero. Quindi la Torre di Prata, in località della torrete, era un antico avamposto militare di epoca longobarda risalente al VI-VII secolo. La prima notizia di esistenza della località denominata Prata risale al IX secolo ed è registrata nel Memoratorium dell'Abate Bertario, che resse Montecassino nell'anno 856 all'anno 883. E qui iniziamo poi con parlare dei singoli
dei singoli monaci. Dopo, per esempio, vediamo qui caso di sotto caso del Mezzaldirarione, San Nicola Greco, San Dorante, San Rinaldo, San Paco, San Franco e San Giovanni in verde. Quindi i monaci di origine greca, l'archimandrito e San Ilarione. Il santo dimorò per un periodo di tempo nel monastero di San Martino in Canale, prima di intraprendere un lungo viaggio che lo condusse alle pendici orientali della Maiella, in quel di Prata. Dopo alcuni anni nella fondazione del monastero di Prata, l'anziano archimandrito di Ilarione morì e il santo corpo riposa molto probabilmente tuttora nel feudo di Prata. E qui poi viene riportato quello che ha detto Falcocchio, che dice si vuole che il corpo di San Ilarione abbate giaccia ancora ignoto in Prata. Un altro monaco era San Nicola Greco, che prese poi il posto di San Ilario alla sua morte. Un'altra cosa volevo dire, che poi questa ricerca è rimasta lì silenziosa sul sito dal 2004 al 2009. A parte qualche commento di qualche concittadino, qualcuno, però nessuno aveva dimostrato un minimo di interesse da parte di un'amministrazione oppure della parrocchia. Però nel 2009 poi qualcuno finalmente si è fatto dire, grazie al parroco Don Gennaro Marinucci, perché lui è originario di Francavilla al mare, quindi lui aveva scopato questa ricerca e aveva detto ai suoi concittadini parrocchiani di Francavilla, andate a leggere questa ricerca, parla anche di San Franco, è interessante, potremmo fare qualcosa, si potrebbe fare qualcosa. E così arriva un commento, due righe sul sito stesso, perché il sito è interattivo, che è un'altra cosa che bisogna dire, che se si clicca sui testi a un certo punto appare poi appare insomma il testo passato allo scanner, cioè tutto così, tutti i libri che abbiamo consultato, poi la parte più importante, la parte che ci interessava, che interessava il santo, l'abbiamo messo online. Quindi arriva questo commento, dice si potrebbe fare, siccome mancava, non mi ricordo che mese era, e disse possiamo fare qualcosa, un convegno su San Franco, vi invito, e noi abbiamo detto di sì, e da lì è partito il primo convegno, nel 2009, partì il primo convegno e loro hanno invitato tutti i parroci interessati, quindi parroci e sindaci, parroco e sindaco di Guardiadele, anche di Palena, c'erano tutti insomma, era il primo convegno che si è tenuto a Francavilla, poi fu invitato anche i bambini, la scuola, poi da lì forse non so Guardiadele, rivedendo pure la ricerca, e quindi hanno voluto anche loro approfondire la ricerca sul loro santo, quindi su San Nicola Greco. E hanno pensato poi, però lo sono organizzato, hanno creato la Fondazione San Nicola Greco e hanno coinvolto anche altri studiosi e sono andati avanti con la ricerca fino ad arrivare l'anno scorso a scendere giù in Calabria, era il 25 aprile del 2017, sono andata anche io e anche un assessore alla cultura del Comune di Casoli a incontrare finalmente a conoscere Pietrafitta, San Martino in Canale, e poi sono successe altre cose bellissime, tipo il restauro di San Martino in Canale fatto da un architetto lauvetrone bravissimo che ha riportato alla luce. Poi un'altra cosa che diceva il mio collega è che quando abbiamo fatto la ricerca abbiamo trovato per la prima volta la foto di San Martino in Canale. E tutto sembrava fuori di una chiesa, l'avevano proprio trasformata, l'avevano, non so adesso ritrovo subito, ecco questa, era questa qui, questa la prima foto l'abbiamo trovata su internet, e a me sembrava impossibile, però c'era Rosanna Tedesco, la studiosa del posto, che scriveva di questa chiesa e diceva che era così. Poi infatti questa ricerca poi durante il restauro di questo monastero l'architetto Lo Petrone mi contatta e mi dice sai io sono l'architetto che ha ristrutturato, che mi interessa questa storia, vorrei mettere all'interno di questa abbazia una piccola stanza a disposizione per fare dei pannelli, era un piccolo museo insomma dedicato a questa storia dei monaci, quindi ho dato il materiale, è stato gentilissimo. E quindi poi il 25 aprile quando siamo andati giù tramite la Fondazione San Nicola Greco, tramite quindi quelli di Guardiadele, sono riusciti finalmente a vedere con i miei occhi questo stupendo restauro che lui può testimoniare, anche chi è venuto con me,
di San Martino, come adesso oggi San Martino. Questa ricerca va avanti, adesso molti mi chiedono ma perché questa ricerca non la stampate su cartaceo? Quando farete questa cosa? No, perché questa ricerca è nata per internet, è interattiva. Se siamo arrivati a questo, è anche grazie a dei documenti messi online, che tutti hanno potuto consultare anche dalla Calabria e tutto intorno a noi. E quindi la finalità era proprio quella di far arrivare a tutti questo materiale, chiunque da casa, e quindi poi raccogliere anche poi altri dati. Cioè, la ricerca va avanti, questa ricerca non è chiusa, è una ricerca aperta. E quindi sta andando avanti. Oggi, la giornata di oggi è un esempio, perché lui, poi io non voglio occupare troppo tempo, perché tanto questa ricerca chiunque può andarla a vedere, consultare. Questa su case.org c'è un'icona dove si legge Prato, oppure su prata.case.org, facendo prata.case.org si va direttamente alla pagina che è questa, questo è offline, però questa pagina qui. E volevo lasciare invece più spazio al collega, perché lui porta delle cose nuove, parlare di San Falco, perché il convegno è su San Falco, e quindi ci racconterà delle cose nuove, la ricerca va avanti. Poi la finalità, io però sto riprendendo, e faccio anche i documenti, metto online poi anche tutti questi convegni, no? Aggiorno il sito man mano che vengono organizzati questi eventi. Con i video, con il sito, con i documenti cartacei, eccetera. Mi sono persa. Sì, vabbè, mi si è chiuso il PDF, non sta qua. Vabbè, quindi grazie molti di San Nicola Greco, San Dorante. Che qui sulla lapide della chiesa, quando andavamo a San Via Ortucchio, su una lapide della città della chiesa, che dal 1421 diventa la chiesa di San Dorante, si legge la data della sua morte posticipata di oltre 4 secoli rispetto all'epoca in cui visse insieme a San Nicola Greco e gli altri compagni monaci di Ortucchio, cioè di una forza del 4 e il 10 secolo, cioè il 10 e il 11 secolo. Prima ho detto non il decimo, era decimo, undicesimo. Quindi è sorprendente la coincidenza delle date di morte attribuite ai santi Franco e Orante, perché questo errore c'è anche a San Franco è sorprendente la coincidenza delle date di morte attribuite ai santi Franco e Orante, è molto verosimile che nel caso di San Orante sia accaduto come a Francavilla al Mare con San Franco, dove fu omologata per lungo tempo la data relativa alla sua traslazione, che avvenne il 7 maggio 1431, avvenuto sotto il pontificato di Martino V, con quello della sua morte, successivamente corretta. Avevano omologato la data di morte del santo con quella della traslazione del corpo. Ecco perché non si riusciva mai, cioè, a capire bene in che epoca erano vissuti questi santi. Ognuno andava avanti per conto proprio, no? Così Palena si è occupato di San Falco, però non è andato oltre. Quindi San Rinaldo, poi c'è San Rinaldo che sta a Falascoso, che è una frazione di Torricelli, santo appartenuto alla comunità che fondò il monastero di Prata, fu compagno di San Ilarione, San Falco, San Nicola Greco e San Franco, venuto dalla Calabria, visse tra il 10 e il 11 secolo, terminando i suoi giorni in santità presso un'era di Falascoso, ora frazione di Torricelli. La grotta del santo è ancora oggi meta di devozione, di ritiro, si trova sotto il paese alla base di una grossa rupe. Le sue reliquie sono custodite in due distinte urne di cristallo che si trovano nella chiesa di Nicola in Pallascoso. Poi sul sito c'è anche la foto della chiesa, c'è la foto delle reliquie, insomma, quante cose da andare a vedere. Vabbè, San Falco poi ce ne parlerà, già ne ha parlato il parroco, poi ce ne parla Salvatore delle Tosse, quindi sentiamo. San Franco. San Franco faceva parte della comunità dei monaci di Torrecrisi di Prata, raggiunta la maturità si separò dai suoi confratelli, intraprese la vita eremitica verso la costa adriatica e si fermò nelle vicinanze di Francavilla al Mare, dove visse nella preghiera e nella predicazione evangelizzando tutte le gente del comitato fino al giorno della sua morte. E in onore del patrono San Franco a Corriere si celebrano attualmente tre feste, il 2 dicembre che dicevo che fu poi nel 2009 si fece questa conferenza, poi il 7 maggio e il 18 agosto, questo 18 agosto che ricorre sempre come data, che poi dicevo
mio collega, che casualmente nel 2005, dopo l'anno dopo la ricerca, coinvolse la Sovrintendenza, che allora era Sandra Matrenna, che venne proprio il 18 agosto a visitare Prata per vedere, per fare una ricognizione, per vedere se si poteva fare una ricognizione. Assente oggi la Sovrintendenza qua. Infatti assente. Venne per vedere se era possibile fare una ricognizione, cioè poi invece me ne sono passati 14 anni qua, non si è fatto nulla di nulla. E poi ci sta San Giovanni Remita, che anche qua insomma è stata pure difficile capire chi fosse questo San Giovanni, perché chi diceva che era San Giovanni lo Stabile, chi diceva che era San Giovanni in Venere, e quindi presumibilmente faceva parte del comitato di monaci della Greci sita in Prata, e anche lui nell'età matura vuole ritirarsi e evangelizzare le terre di Rosello, piccolo paese che domina la valle del fiume Sangro, per finire i suoi giorni in onore di santità nell'antico monastero di San Giovanni in Verde, fondato su un roccioso promontorio poco distante da un tratturo. Il Ciarlandi, citando Ferrario, dice: Filippo Ferrario fa menzione di San Giovanni, parimenti eremita, che menò i suoi giorni sul distretto della terra di Rosello, diocesi di Trivento, e nel luogo che oggi dal suo nome è chiamato San Giovanni in Verde. Si stima che fosse anche uno dei sette compagni di quei santi, ed essere potrebbe che stare questi luoghi tra loro vicini, sarebbe tutti fatti vita solitaria. Quindi il Ferrario pone la festa di San Giovanni il 25 agosto. Però di questo San Giovanni in Verde non c'è nulla nel santo, nelle righe, nella chiesa, loro non vennero questo santo a Rosello. E poi vabbè, sul sito poi troviamo anche Santo Stefano del Lupo, ma per ribadire che questo santo non c'entrava nulla con... era solo per ribadire. Quindi questi buoni monaci non perdevano occasione di avere frequenti contatti con le nostre genti, sia durante le feste religiose, sia andando in giro per le case portando a tutti una parola di fede, di speranza e di amore, secondo lo spirito del Vangelo. Non si limitavano solo alla cura delle anime, sovente mettevano a disposizione dei contadini e dei loro animali anche la propria conoscenza in campo medico ed erboristico, curandoli in una visione completamente integrale di anima e corpo. Intorno all'anno 1000, mature di anni di esperienze cambiarono la loro esistenza, diventando eremiti e spostandosi in luoghi diversi. Poi, sempre di questo, c'è il libro delle Decime, per esempio, importantissimo, che parla delle pieve, delle chiese che stavano a Prata. Qui vediamo Prato, non so se, sì. Prato, Casoli, Altino, Civitella. E le chiese erano: chiesa di Santa Maria del Casale, chiesa di San Pietro, chiesa di San Nicola, dove naturalmente c'era, molto probabilmente c'era il corpo di San Nicola Greco, chiesa di San Vittorio, chiesa di San Silvestro, chiesa di San Giorgio, chiesa di Santa Maria. E questa è la carta topografica della diocesi delle Rationes Gemarium Italiae di Pietro Sella. Quindi vediamo tutte le pieghe chiese che stavano a Prata, e a Prata aveva anche un parroco, Prata aveva anche un suo parroco, quindi aveva le pieghe, le chiese, i monasteri. E qui invece vediamo la cartina dell'IGM in assenza del lago, questo che ho tracciato io qua è il contorno del lago, che l'ho fatto io sulla cartina vecchia, una cartina che era stata redatta prima della costruzione del lago, perché il lago è stato... la diga è stata ultimata nel 56, questa è la diga, questo rosso qua, questa è la torretta, qui c'è la torretta proprio, e molto probabilmente i monaci stavano per questa, dovevano trattare questa zona. Io la sovrintendenza l'ho portata qui, dove effettivamente mi è riuscita a riconoscere delle tracce di muratura anche di Malta, molto antica, e quindi dovevano stare forza di farlo, non potevano stare né troppo vicino al fiume e no, nemmeno giù per la scarpata, insomma, una pendenza così ripida. E questo è il fiume Aventino, qui abbiamo la collina molto... Un'altra cosa importante, poi, sono riuscita a reperire, grazie al Berghella. Berghella era il topografo che si è occupato degli espropri di tutti i terreni che stavano sotto al lago. Allora, questo è il condono del lago, questo azzurro. Questo è il fiume e tutte le parti cieche, espropriate. E sotto i laghi ci sono case, ci sono edifici, ci sono ruderi, cose interessanti che... Sì, c'è il catastale, ma mi diceva il topografo, poi Berghella, che dovrei andare al Gencivile
diceva una mia collega che è presente che forse questo materiale che si lavora al Gengivile adesso si trova all'archivio di Stato sicuramente, quindi cioè, questo io sto dicendo quello che mi diceva Berghella, perché all'inizio si era occupato il Gengivile e poi erano trattati di materiale, e quindi questo è un altro lavoro che dovrei fare, perché è interessante, perché là mi diceva Berghella che ci sono anche delle foto. Invece Antonio Masciandonio diceva che i terreni erano tutti, quasi tutti dei Masciandonio, la famiglia Masciandonio, che avevano anche il castello ducale di Casoli, erano i proprietari del castello ducale di Casoli, e là c'avevano un molino, c'avevano un pastificio, e molti terreni erano di Masciandonio. Qui per esempio il numero uno è la torretta, qui c'è la diga. E qua c'è una cosa interessante, che è un fosso che si chiama Fosso San Nicola. Prima finiva nel fiume qua, adesso invece il fosso c'è sempre e si ferma qua dove inizia il lago. Fosso San Nicola, quindi fa pensare questo toponimo, la presenza della chiesa di Nicola, no? Non so se può essere utile per identificare il posto, ma non penso che la chiesa si trovasse là. E poi è anche interessante come dal punto di vista ambientale. L'antica torretta oggi è immersa nel verde della Lecceta, è stata donata dai privati al comune, che nell'ambito del progetto delle Osi Tematiche, curato dal WWF Italia e finanziato dal patto territoriale San Laventino, ha trasformato in punto di osservazione faunistico. L'iniziativa è finanziata la riqualificazione delle aree pluviali intorno alla riserva di Serranella, tramite interventi che prevedono l'individualizzazione di percorsi escursionistici lungo l'asse pluviale con punto di arrivo al lago. Ecco, una cosa importante è stata pure l'escursione che abbiamo fatto l'anno scorso a ottobre, sempre organizzata da Dele Garzarella, sul posto, e la ha detto: vuoi venire a raccontare questa storia sul posto? E chi ha partecipato è rimasto contento, perché ha visto il bel luogo, questa torretta, e io poi spiegavo dove stava, dove potevano stare i monaci, eccetera. E è stata una cosa bella. Diciamo che è stato il primo evento organizzato a caso, questa proprio di questa escursione fatta la torretta, sempre grazie alla Deli, che ringrazio di nuovo per oggi. Ma sono in trasferta, però a caso insomma la torretta. Scusa, visto che ti sei interrotto, approfitto un attimo. Quindi tu posso darti il tuo escludi nella maniera più categorica che il monastero di Prada dei Morti si trovasse nell'invaso del lago, ma attualmente è fuori. No, ma non come è detto, vicino alla torretta, è fuori dall'invaso. Può stare pure sotto la, però siccome abbiamo visto dei resti là intorno, sotto la torretta, in un posto dove potevano stare, perché sta pure al riparo. Per dire dove è venuta la sovrintendenza, pensiamo che forse, però c'è niente certo, perciò è ancora tutto da accertare, da vedere. Un conto se è stato l'invaso, possiamo scriverci la parola fine sulla ricerca, se dovremmo svuotare l'invaso. Se invece magari è fuori, e quindi è qua sul lato destro di quella foto, peccato, sul lato scuro. Sì, per esempio qua. In quella foto, allora, visto la vaccinazione, per il resto una ricerca. E questo è il posto dove si può fare, sono posto. Questi resti, che la sentenza stessa ha detto molto probabilmente. Sì. Vedete con questi. Importante, la ricerca comunque sta pubblicando nel 2004 e potete raggiungibile anche digitando senza www di trasandeprata.caso.org. Se sì, l'abbiamo citato, ho preso il sottolinea apposta, così non capite che magari nel sito uno si perde. Vabbè, ci sono tante altre cose da dire, però preferisco dare la parola a Claudia Tozzi, perché ha delle cose sì, molto importanti. Io aiuto le mie cose. Allargare un attimo lo spettro della tua ricerca. In verità noi sappiamo che comunque anche l'insediamento rupestre di Gesso Palena aveva intorno al X secolo un monastero basiliano che poi è stato distrutto, diciamo. Quindi probabilmente secondo me ci sarebbe, che aveva quindi la vista sul lago, che noi adesso diciamo di Casoli, ma in verità è il lago Sant'Angelo, quindi rientrava in tutto quel territorio di Gesso Palena
caso di eccetera, e non escludo che ci possa essere una convivenza fra la comunità, quindi che si riuniva alla torretta, invece il monastero di riferimento che si trovava esattamente a monte. Anzi, mi viene da pensare che sicuramente ci sia un legame. Il problema, te lo posso dire già adesso, è che non esiste documentazione sull'argomento. Io ho consultato anche l'archivio parrocchiale, probabilmente l'archivio diocesano a Chieti si potrebbe trovare qualcosa. Comunque. Sì, ma le ricerche non si fanno solo in biblioteca, a fare tutto, le ricerche si fanno sul campo. Sì, ma laddove è assodato che non esistono più le rimanenze. Dove andare per il bosco della torretta? Cioè, nel caso della torretta è chiaro che è un ragionamento che si può fare, ma nel caso di un insediamento abitativo stratificato come il paese vecchio di Gessopalena è follia pensare quello che è. Io faccio solo un esempio, non per chiudo qua perché devo parlare chi ne sa molto, ma in maniera esponenziale più di me. Io sono un autodidatta, mi diverto, vado in giro e leggo, quella ricerca l'ho letta. Si parlava, tu avevi accennato prima, tu ci conosci. Come no, prego, prego. Perché della comunità, perché San Fausto avesse scelto il vecchio insediamento di San Egidio, che sono le famose ville di Valere, nella Roma Luce, eccetera. Per un motivo il più banale possibile. E il più basso di cuore. È il primo a cui è arrivato. Ed era il più ancora integro, perché le altre ville erano state abbandonate perché c'erano state delle scorrerie, dei conti provenienti da Napoli, di Dopelevento, eccetera, che vessavano questi abitanti di queste ville, per cui loro hanno avuto la necessità di rinchiudersi nell'incastellato di Palena e nelle mura di cinta esterne, più esterne del castello di Palena. Quella di San Egidio era la più vicina a Palena, la più riparata e la meglio conservata. Sì, era anche la prima arrivando dall'acqua. Non c'erano più abitanti, appunto per evitare questi, erano tutti dentro le mura di Palena. Sì, sì. Però là c'era ancora oltretutto, mi ha indicato un vecchietto, ci devo riparlare perché questi purtroppo mi dispiace di muoiono, tutti dobbiamo morire, pure le persone anziane. Sono più soggetto che c'era anche una chiesetta là vicino che la voglio andare a vedere, almeno i ruderi, il cambio purtroppo è titano per tutta la vita moderna, certo. Il moderno fa queste cose, però il motivo era questo. Certo, no, ma questo è il dubbio. Poi dubbio faccio parlare agli esperti perché io sono. Allora io direi che lasciamo la parola a Salvatore Tozzo che ha proprio tanto da dirci. Buongiorno a tutti, io voglio ringraziare il mio gancio che la mia collega l'architetto Ricci, poi ho conosciuto Adele Gardanella e Francesca Alcinese, infatti gli ho chiesto prima come fanno a organizzare in un mese tutti questi appuntamenti, insomma, che sono tutti importanti, e voglio salutare il sindaco Claudio perché abbiamo avuto ospite a Taverna. Poi credo che questa taverna che noi abbiamo oggi non è la taverna della nascita di San Falco, insomma oggi cerco di fare chiarezza delle mie parti perché si è fatta molta confusione, no? Si è scambiato anche il San Martino di Giova di Canale che è l'ultimo appuntamento con la Brese dei Monaci, mentre invece qualche volta leggiamo che era la sede di San Falco. Adesso farò un po' di chiarezza e vi farò vedere, diciamo, i posti, sia la città di nascita che stiamo facendo pure la sovrintendenza, e sia l'abbazia di Pesaro che è un elemento importante. Voi dovete sapere che lì c'è l'archimandrita a Santa Maria di Pesaro, mentre invece San Martino di Giove no. Per cui Sant'Ilarione, essendo archimandrita, può essere che proviene anche da Pesaro. Non so se c'è nato lì perché non abbiamo notizie, ma comunque era una grossa abbazia e era la più importante di una parte della provincia di Catanzaro, a monte di questa città antica che si chiama Taverna Vecchia. Adesso poi vi farò vedere cosa. Sono contento per un semplice motivo: ho ascoltato la relazione del Monsignore, che saluto, e vi ho fatto bene a non parlare molto, diciamo, delle biografie perché l'avete già letto voi, sono presente della mia collega, ne ha parlato anche il Monsignore. Io invece parlerò dei luoghi calabresi in modo veloce perché è tardi, e metterò chiarezza in questi passaggi, quindi farò vedere anche delle foto di questi resti, perché noi diciamo sempre, hanno scritto anche e molti storici, una pietra caduta a terra è una pietra su un muro è una storia, e questo ci deve far riflettere, perché adesso i resti non devono rimanere resti,
rudere, come si chiamano sempre, ma sono pezzi di storia. E noi dobbiamo salvare questi pezzi. E io mi sto dedicando molto alla riscoperta di luoghi e a farli restaurare. L'ultima parte, poi vedrete, l'ultima parte vedrete il restauro che è stato fatto a San Martino di Canale, vedrete che bravura che hanno avuto lì. E poi l'ultima parte, una bella novità, vi dirò dove è rimasto il culto di Pesaro e quindi il culto di San Falco, che è rimasto nel mio paese, non sono di Taverna, sono un paese vicino, dove c'è un bellissimo santuario che si vede la Madonna che San Falco e i suoi fratelli, diciamo, pregavano su quella montagna. Quindi noi abbiamo già, dal punto di vista di culto e tradizione, un signore, una testimonianza viva che è stata trasferita da Pesica in questo santuario nel 1653, quando chiusero tutti i conventi ormai quasi disastrati, e ancora oggi è meta di grossissimi, diciamo, pellegrini che vanno a piedi, insomma, a pregare questa cosa. Come vedete, la storia, diciamo, si ripete. Siamo stati contenti 2 anni fa con il sindaco e con tutti i palenesi a portare San Falco sul pianoro di Pesica dopo 1000 anni, e voi vi renderete conto della gioia che abbiamo avuto. Non solo a Taverna hanno costruito, cioè hanno realizzato una statua di San Falco e l'hanno messa al centro del paese di fronte al museo dedicato a Mattia Preti nella Città Nuova. Quindi cominciamo questo breve excursus. Francesco, mi riduci? Sì. Sì. Dunque, immediatamente i luoghi di Calabria, di San Falco e i Sette Fratelli, io credo che i Sette Fratelli non siano tutti di Pesaro, lo voglio dire, perché non abbiamo notizie. Però visto che il tema era questo, ho ripetuto la stessa cosa. Alla sinistra vedete l'abbazia di Pesaro, che poi vi farò vedere dopo, la Taverna Vecchia, che è la città di San Falco e che stiamo tirando fuori da sterpaglie e boschi, diciamo, secolari, e poi l'ultimo, questa vedete a destra, che è la chiesa di San Martino di Giove di Canale, dove poi sono partiti nel viaggio ultimo per venire in Abruzzo. E infatti avevo scritto, tralascio volontariamente di riportare le biografie già ampiamente pubblicate qui in Abruzzo dai nostri santi Laviore, di Prato, insomma, San Falco e gli altri, e il mio intervento porterò invece sulla descrizione dei luoghi calabresi che i monaci basiliani frequentarono. Si tratta per lo più di luoghi poco conosciuti e frequentati dalle popolazioni locali e fino a pochi anni fa anche lasciati in stato d'abbandono sotto la testardaggine di pochi uomini volenterosi e di alcune associazioni culturali. E mi ricollego all'importanza dell'associazione che diceva Claudio. Negli ultimi tempi ha dato dignità agli stessi e nel caso di Taverna Vecchia addirittura salvandola da lavori di realizzazione di un gasdotto. Solo nel caso di San Martino di Giove di Canale, in Pietrafitta, provincia di Cosenza, l'intervento della sovrintendenza e l'interessamento dell'amministrazione locale, coadiuvata dalla regione Calabria, in questo caso si è ottenuto il restauro completo dell'antica struttura sacra, dandole la dignità che meritava. In questa cartina voi vedete Taverna Vecchia in basso, poi l'abbazia di Pesaro subito sopra, tant'è vero che si vedevano, diciamo, nell'antica città con, diciamo, l'abbazia, e vi dirò pure che cosa è successo poi, diciamo, agli inizi, e quindi, diciamo, nella presia catanzarese, provincia di Catanzaro, e Taverna Vecchia proviene da un'antica città che si chiamava Tischene, e l'ha citata molto la mia collega Ricci, che si trovava nella fascia marina che vedete qui, cioè da questa parte poi lungo il fiume sono cominciati a salire i primi monaci del VII-VIII secolo. Dalle mie parti noi abbiamo molte grotte, diciamo lauree si chiamano, e alcune multiple, cioè praticamente ospitavano più monaci, e altre singole lungo questo corso. Poi abbiamo trovato una chiesa bizantina che stiamo adesso rivalutando, per poi arrivare, diciamo, nella montagna sia di Taverna Vecchia che qui, e sia invece praticamente di Pesaro subito sopra. Cioè, dato che i monaci basiliani facevano parte di Taverna Vecchia, crediamo che alcuni siano andati nel luogo praticamente di Pesaro, perché loro favorivano queste distanze dai centri, cioè cercavano l'eremitaggio, cercavano la preghiera a Dio in questi posti meravigliosi, erano posti meravigliosi, che guardavano il mare tra le altre cose, no, quella posizione, e magari
e guardavano anche la città di Taverna che stava nascendo, cioè era quasi a metà, quindi potevano vedere anche queste. Poi soprattutto erano sui bordi della Sila. La Sila era molto ricca di pece, di legname, di altre situazioni. Vedremo che negli anni i monaci, che poi erano diventati padroni anche di alcune terre, fornivano praticamente i casali che erano abitati in una taverna grazie a questi monaci. Quindi noi siamo figli di questi monaci taugreci. Alcuni portavano l'agricoltura nelle pianure, per prima, diciamo nel VII-VIII secolo, avevano cominciato a portare l'agricoltura migliore. C'erano delle popolazioni indigene che magari avevano un'altra situazione, mentre invece loro portavano la sapienza. E quindi, diciamo, praticamente questa parte centrale è la parte importante, diciamo, dei nostri monaci. E la città di San Falco, ho chiarito prima che questa città, che si trova di fronte a Taverna Nuova, che si trova in quella parte, anzi fa parte di un altro comune, cioè sia Taverna Vecchia che la Taglia di Pesica si trova in un altro comune addirittura. Quindi meno male che c'è questo rapporto tra noi, siamo quasi amici, io ho fatto con l'amministratore dell'altro comune che si chiama Gisano, dove si trova questa Madonna, questo santuario, e quindi abbiamo potuto fare questo perché parliamo giornalmente, cioè non c'è bisogno di scriverci, e ci frequentiamo e stiamo parlando di queste cose. E quindi la città di San Falco e Taverna Montana, non confondere sulla tua taverna, fu fondata nel X secolo dalle popolazioni fuggiate dell'antica città di Trischene, che si trovava in questo caso a Marina, posizionata sul mare Ionio, costretta a rifugiarsi in posti più sicuri ai piedi della Sila per scampare o scorrere le saracene. Siamo sul monte Paramita, così si chiamava questo monte, attuale territorio del comune di Albi, in provincia di Catanzaro, nel parco nazionale della Sila, al centro della presila catanzarese, tra la Valle Grande, che si trova a questo, e ad est il fiume Simeri, ad ovest. Un posto che dà sicurezza ed è quasi inespugnabile, poi vedremo perché. E per questa sua posizione negli anni resiste a ben due attacchi durati mesi prima di essere conquistata. È qui che nasce San Falco, nel 950, una città ben organizzata, con muri di cinta, un grande e poderoso castello, con la chiesa annessa dedicata a San Martino, che sovrasta tutta la città, il vescovado nella collinetta adiacente il castello, la prefettura nella parte centrale e ordinale. A sud la torre di guardia, che controlla tutte le vie che salgono dal mare, e intorno ad essa il quartiere che la protegge, con la chiesa di Santa Barbara. Queste notizie sono tratte da questo cronaca di Taverna di Ferrante Galassi, che abbiamo la fortuna di avere, perché il comune di Taverna comprò una copia, l'ha fatta restaurare e l'abbiamo ristampata. Quindi siamo molto fortunati, perché descrive molto bene queste zone. Poi vedete anche i nomi: Santa Barbara, San Martino. Queste chiese sono esattamente le chiese che si trovano nella Taverna Nuova, cioè tutto quello che era qui è stato tatuato in quella città nuova. Poi vi dico perché vi accenno. Praticamente dopo la prima realizzazione di Taverna la popolazione cresceva, era arrivata a 5.000 abitanti, per cui andavano fuori a costruire questi, diciamo, questi casali intorno, che erano 10, qualcuno adesso è scomparso, altri invece sono gli attuali comuni di Magisano, diciamo, Albi, Sorbo San Basilio, insomma questi comuni che voi vedrete in appresso. Quindi il grosso della popolazione trova spazio nella parte bassa del territorio, con le case in legno, sto parlando della città di Taverna Vecchia, insieme alle attività artigianali che avevano messo distanti per non disturbare, diciamo, i legnanti. Intorno ad una certa distanza possenti muri che impediscono l'accesso a chiunque non autorizzato, con la parte principale d'accesso nord e sud e due piccoli accessi laterali che danno sulla fiumara e sul fiume ad est e ad ovest. In città c'è la presenza di molti religiosi, questa è una cosa importante, quindi ci sono sei monaci basiliani ed un convento di suore, anch'esse basiliane. La città gareggia con la vicina città di Catanzaro, contendendo, sta dicendo anche il vescovo, per molti secoli c'è stata questa battaglia, poi risolta col fatto che nominarono il vescovo di Squillace, che era già esistente, accorpandolo con il vescovo di Catanzaro, e noi adesso abbiamo il vescovo Catanzaro-Squillace, quindi chiudendo quella diatriba, ma il vescovo era stato pure a Taverna Vecchia. La città organizza nelle campagne vicine attività produttive come mulini e costruisce ponti di legno su torrenti per una più facile comunicazione. La città cresce di numeri, ma non minimi, se ne contano più di 5.000, cominciano a fiorire intorno a molti casali. I primi nascono intorno al 1060, come nel caso di San Pietro Magisano, che è il mio comune. Casale quest'ultimo che aveva una grossa importanza nelle vicende dell'Abbazia di Pesica.
e di Casale se ne incontrano ben 10 sotto la giurisdizione della città madre. Alcuni di essi ormai scomparsi, altri formano gli attuali comuni intorno alla nuova taverna. La città, come abbiamo ricordato, subisce due assalti, il primo nel 1162, questo è tutto documentato. La città resiste con a capo la principessa Clemenza di Catanzaro, perché correvano in questa città di Taverna Verde perché era molto sicura, per cui resistevano di più, diciamo, agli attacchi della conquista, e che vi si era rifugiata. Catturata Clemenza e portata via, in Sicilia la città rinasce e riacquista tutto il suo splendore. Ma nel 1462 subisce un altro duro attacco per punire la principessa Puberia Rufo, diciamo l'altra principessa di Catanzaro. Questa volta la città viene completamente distrutta e le popolazioni vanno internamentali canali intorno, di Casale intorno, che restano indenne agli attacchi nemici. Quello che se ne, perché volevano prendere solo, diciamo, queste principesse. Quello che se ne avvantaggia di più è il Casale di Bompignano. Ecco, questa è la nuova taverna. Esisteva già dove è venuto Claudio, dove c'è la chiesa di Santa Maria, e a Taverna ricordano questo posto come San Falco perché, diciamo, è la nascita della nuova taverna. E parte del grande pittore Mattia Preti, avete visto il museo, questi grandi quadri che ci sono lì a Taverna, e c'è una caratteristica: Mattia Preti, uno dei pochi, forse unico, che manda moltissimi quadri nella sua cittadina. È come se voi aveste un grande pittore e mandi i quadri a Palena. Noi abbiamo la fortuna di avere 35 quadri di Mattia Preti a Taverna, e questa è una cosa enorme, perché la cosa, per esempio, Leonardo da Vinci a Vinci non ha nulla, quelli e altri, diciamo, nella loro cittadina. E questo ha dato poi un grande sviluppo culturale, perché il museo adesso è diventato un motore di cultura, quindi diciamo loro hanno potuto vedere la bellezza di questo edificio. E, dunque, Bompignano, da quanto detto si evince che San Falco, discendente di una delle più grandi famiglie presenti in città, quello dei Boeri, cioè i Boeri hanno fatto la storia, diciamo, di Taverna, di un'altra città vicina che si chiama Belcastro. Per la presenza numerosa dei monaci basiliani ha avuto la possibilità fin da bambino di frequentare ambienti pregni di fede. Questo lo porterà in giovane età ad emigrare nella vicina abbazia di Pesaca, che avete visto prima la produzione, che è il centro spirituale più importante del territorio. Attualmente di Taverna Vecchia, per interessamento del sottoscritto e di altri giovani studiosi, si possono vedere del castello, della torre, dei muri di cinta e di alcune cisterne per la raccolta di acqua. Ecco, vedete quella la collina del castello che abbiamo ripulito grazie a un intervento, perché era passato il gasdotto da questa parte. Come al solito passano i tubi dove ci sono le strutture, questa è una cosa obbrobriosa, ma noi non siamo praticamente contro questi lavori, ma siamo comunque per salvare queste strutture, e abbiamo avuto la fortuna di averlo pulito il sito, cioè abbiamo approfittato, cioè potuto passare dall'altra parte, però pulisci il sito. E questo è il castello, praticamente, cioè sopra del castello, e questa è una riserva d'acqua, quella che vedete sulla destra. Questa è l'arcivescovado. Ecco, questa collinetta che io andavo a visitare dopo un incendio, cioè io approfittai dell'incendio per andare a vedere alcune zone che non potevo vedere, e vedi questo grosso masso. Dato che la descrizione del gas è precisamente quella che poi ho trovato, cioè tutto quello che descrive si trova nel sito. Ecco perché è importante il discorso che faceva il geometra dei siti, cioè andare a vedere, in questo caso abbiamo notizie certe, e dopo un po' di tempo che abbiamo trovato tutte le tombe, quindi abbiamo trovato 8 tombe, hanno asportato, diciamo, gli scheletri e sono stati portati al comune. E qui c'è la torre di guardia dopo pulita, cioè una torre di guardia che, come vedete, è implosa dentro, ma va praticamente ripulita per arrivare alla base, sono quasi 2,50 m di altezza, e poi svuotarla dentro, magari ci troviamo delle ceramiche e altre cose. Ecco, questo per esempio, dunque, recentemente sono scoperte in piedi vescovado, con un intervento della sovrintendenza regionale calabrese, alcune tombe, sempre sul nostro input, perché non si muovono, mi riferisco al fatto che non è presente nessuno, cioè la sovrintendenza arriva quando c'è qualche voce che ha trovato qualcosa, ma prima non possono venire, negli ultimi tempi non hanno nemmeno gli uomini per venire. Datata del XIV secolo, quindi la fine della, cioè quasi 20 anni prima della distruzione di Taverna, questi scheletri, con all'interno molti scheletri probabilmente di religiosi, scheletri attualmente custoditi all'interno del comune di Alba e sottoposti a studi di specialistici per avere altre notizie utili nella ricostruzione storica della città. Questo ritrovamento ha avuto il merito di allertare le popolazioni del luogo, ecco, questo è importante, che i cittadini abbiano cognizione di quello che abbiamo e non lasciarle da parte. I cittadini devono partecipare in queste cose, affinché abbiano cura di questo territorio e lo valorizzino. La nascita invece di un santo, e forse anche altri fratelli, dovrebbe dare l'ultima scossa affinché il posto diventi materia di scavi e di studi archeologici per definire ancora di più i particolari di questa città.
Questa che vedete è una riserva d'acqua sottoterra, perché loro sono citate in Galza, noi le abbiamo ritrovate. E questo è l'ingresso, e poi diciamo da questo piccolo affascio insomma, si vedono queste volte enormi, perché siamo su una collina, quindi non c'erano sorgenti. Era raccolta l'acqua dai tetti e la facevano convergere qua dentro. Ancora c'è l'acqua praticamente. Il luogo spirituale di San Falco, guardate questa cartina a destra, che è veramente bella, è di Arrizzi Zannoni, che conoscono tutti insomma, i tecnici, e poi stampata da guerra nel 1989. Pensa che Isoltanà e le isole cassate. Guardate la città di Taverna, la nuova città di Taverna che si trova a sinistra, e poi ci sono tutti questi, diciamo, casali, San Giovanni, Albi, Dalise, Vincolise, San Pietro Magisano. Vincolise, San Pietro e Magisano formano un unico comune adesso, e poi ci sono Sacucci, Maranese, Sorbo e tanti altri. E poi c'è Noce là dentro, che adesso non c'è più, ci sono dei muri, non è rimasto niente. Guardate la posizione di Pesca, cioè nel 1989 già segnavano Santa Maria di Pesca, come vedete. E praticamente guardava tutti i casali dall'alto, vedete? Quindi avevano un controllo anche visivo, diciamo, da questo punto di vista. E sulla sinistra, e forse si vede a malapena, c'è scritto il Torrazzo, vedete quel quadrato? Sì. Quella è una torre che dopo la distruzione della prima taverna, quando costruiscono la nuova taverna, per paura di avere altri attacchi da nord, perché quello va poi nella Sila, insieme, cioè la città nuova e i monaci, che erano abbastanza, diciamo, potenti anche economicamente a questo punto, realizzano questo torrione che adesso vi faccio vedere, che è ancora rimasto insomma una parte, a garanzia praticamente sia dei monaci che della Taverna Nuova. E quello invece che vedete è l'abbazia vista dall'alto, e quel rettangolino piccolino vi farò vedere che cos'è, cioè quello è un campanile a vela che è rimasto nei secoli. Noi abbiamo avuto incidenti di terremoto, parliamo anche di giorni di queste cose, del 1883 che ha distrutto tutto, nel 1608, e questo è rimasto sempre in piedi, una veramente un miracolo. Mentre invece nella base quadrata vedrete praticamente le strutture che sono rimaste adesso. Questa di sotto invece praticamente è la vista, diciamo, che i monaci avevano in una parte, diciamo, dei casali, che sono quelli piccoli che vedete qua sotto. Questo invece di sotto è Taverna Nuova, questa qua. Quindi dice dove è stata realizzata la stazione di pesca, nasce in una posizione strategica della Sila, piccolo monte di Taverna Vecchia e dei suoi casali, vicino all'acqua limpida e ricca di pesci, alle spalle i grandi boschi della Sila che ne favoriscono l'intimità, luogo ideale per pregare. San Falco si spostò a frequentare questo pianoro, posto forse più consono ad un ragazzo desideroso di raccogliersi in preghiera nel silenzio, perché se voi andate lì, Claudio ha visto che posto è veramente un posto di preghiera. Ecco, questo è il famoso torrazzo che leggete in quella carta, che si chiama Torre del Baiolardo, diciamo si chiamava. Ecco, velocemente ve lo dico, praticamente nascita di Luca e decadenza dell'abbazia. Nel X secolo due eremiti caldeggiarono la costruzione della chiesa e del monastero, sostenuto dai monaci basiliani, presenti nella città di Taverna Vecchia. Si chiamavano Basilio Paisticchio e Conone Zanotoros. Vedete, abbiamo pure i nomi insomma, in queste cose. L'abbazia divenne ben presto un punto di riferimento spirituale e forse un ruolo decisivo nel miglioramento delle condizioni sociali, ma anche assistenziali. Infatti nel 1100 si realizzò nei pressi del Monte Natà, costo nei pressi dell'attuale sopra San Basile, un ospizio. Ecco, vedete, la posizione era molto, diciamo, fredda per quanto riguarda quei periodi invernali, e quindi costruirono questo ospedale, diciamo, poco sotto, e alcuni monaci si spostavano in questa sede per sbarcare, diciamo, il fatto dell'inverno. Per dare assistenza ai viandanti e ai monaci stessi, che mal sopportavano i rigori climatici. Ospitò i rifugiati di Taverna Vecchia alla sera del 1162 e contribuì con la donazione di legnami alla costruzione dei tetti di tutte le chiese, dei casali e la realizzazione di capanne per il popolo. Il 31 gennaio del 1101 il monastero ricevette la donazione di 5 grandi terreni, perché stava crescendo di importanza, da protospada a Gregorio Tramatura, in occasione della sua visita imperiale a Tischia. Ancora oggi la chiamano Tischia, ma è Taverna Montana, questo per ricordare l'antica città che si trova sul Mar Ionio, il cui governo aggiunse una donazione sul monte Natacos, che praticamente sarebbe l'attuale Sorgo San Basile. Nel 1179 sopra l'ospizio sorge un nuovo villaggio detto San Leone o San Leo. Dal primi anni del 1200 al primo ventino del 1300 abbiamo potuto verificare da molti documenti
che l'amministratore dell'abbazia retta da un monaco qualche mandrita, cioè qualche mandrita è quello che comanda altre abbazie, quindi con un'importanza diciamo reale, è rilevante e fa crescere la considerazione del nostro territorio presilano. Fu sede un importante scrittore per la trasmissione e la divulgazione dei testi antichi, oltre che dei manoscritti. Vogliamo ricordare tra gli altri il Tetraevangelio dell'undicesimo secolo, oltre ad avere una ricca biblioteca che costruiva molti codici bizantini. Noi abbiamo anche i documenti, diciamo, nella Biblioteca Vaticana, diciamo che escono da Pesca, cioè un documento proveniente da Pesca, quindi abbiamo queste cose. Nel 1427 la Verna Montana viene distrutta per la seconda volta, come già ricordato, ed in questo caso definitivamente, e nell'abbazia trova rifugio di nuovo i rappresentanti del credo della vecchia città. Bompignano, che diventerà la Taverna Nuova, si accresce e realizza insieme ai monaci dell'abbazia tra il 1494 e il 1431 la cosiddetta Torre Cene, che è questa, è conosciuta anche col nome di Torre del Baiolato. Sulla strada che porta in Sila agguardi anche di nuovo i spostamenti dell'abbazia. Nel tempo furono molte le visite alla chiesa e al monastero. E siamo nel pieno regime dell'abbazia in questo periodo, ma subito dopo, praticamente in declino. Nel 1428 il monaco Atanasio Calcheopoulos, questo monaco diventa vescovo di Girace, una grande città in Calabria, e la tomba, diciamo, le spoglie di questo vescovo sono nell'abbazia, sono praticamente nella città di Girace. Su incarico di Papa Callisto III redige una relazione. Da questa si evince che trova in buono stato la chiesa e il monastero, ma con scarsa attività religiosa. Il re Ferdinando I ordina il possesso dell'abbazia al reverendo Luigi per il solo. Siamo nel 1482. Mentre nell'ottobre del 51 Papa Giulio III ordina una visita a Pesca e si presenta in declino anche nelle strutture. Anche nel 1592, nella sua visita, il vescovo di Catanzaro, Monsignor Orazi, ne accerta la decadenza. E questa è una visita molto dettagliata che descrive esattamente le situazioni. Nel 1607, Gian Lorenzo Anania, nato a Taverna e grande cosmologo, è autore della famosissima e conosciutissima Real Fabbrica del Mondo, denuncia lo stato di effettivo abbandono dell'abbazia, che specifica con disagio giace quasi in rovina, perché lui era di Taverna e quindi gli dispiaceva. Sappiamo molto della conformazione dell'abbazia grazie anche ad una relazione datata 1685, e si tratta di un documento giacente in archivio storico di Catanzaro, platea dell'abbazia di Pesca, che descrive minuziosamente i luoghi e che servirà per il mio in futuro alla ricostruzione virtuale dell'abbazia. Come mi auguro, il terremoto del 1783 causa la definitiva chiusura dell'importante monastero. Nel XIX secolo tutti i beni passano al demanio e un verbale di presa di possesso a firma dell'ispettore provinciale Maffei, ove sono elencati 52 fondi di 9 comuni del Catanzarese, quindi era cresciuta molto questa abbazia. Segna la fine definitiva di Pesca. Ci furono negli anni precedenti tante commende e abbiamo avuto il piacere, forse quello se lo ricorda, di averne uno originale in occasione del convegno di San Falco tenuto a Taverna nel 2016 grazie alla famiglia Rosselli di un paese vicino al nostro che si chiama Gimigliano. Si tratta di una bolla papale datata 15 dicembre 1878 in cui Papa Pio VI concede l'autorizzazione della commenda all'abate Giacomo Rosselli del monastero di Santa Maria di Pesca in Taverna, e scritto in latino ciale, tipica scrittura dell'epoca per il documento ufficiale della Curia. Non va avanti, se qualcosa che si è bloccato. A passo? Ecco, molto velocemente faccio vedere che cosa è rimasto di Pesca. Vedi, attualmente nel piano di Pesca, a due passi dalla strada statale, che è la Taverna Porta Villaggi Silani, meta di molti turisti, si possono ammirare le stelle abbazia. Tre locali seminterrati con accendo di volte a botte. Il più lungo è la crociera I Minori, il locale che ospitava l'archimandrita ed un bellissimo campanile a vela con accenno della navata della chiesa. Da questo posto si possono ammirare molti dei paesi sottostanti, ma soprattutto il mare Ionio, da dove i primi monaci basiliani provenivano. Gli studi della struttura e l'osservazione puntuale del pianoro hanno messo in evidenza un terzo basso che, se svuotato dagli archeologi, potrà dare notizie più certe sia sulla datazione che sulla vita dei monaci stessi attraverso il trovamento di oggetti di vita quotidiana e cocce di ceramiche dei recipienti in uso all'abbazia. Vi posso garantire che tutti conoscono questa situazione, ma nessuno va avanti. Siamo noi
spontaneamente con l'associazione, con alcuni giovani impressionisti che stiamo portando avanti questa situazione. E se voi guardate, diciamo, la parete che regge il campanile a vela, così si chiamava, vedete che c'è una leva inclinata, quello era il tetto della chiesa, quindi la chiesa veniva da questa parte, vedete, mentre invece gli altri locali sono dall'altra parte. Ecco, queste perché sono importanti per noi, perché questo angolino fa capire che c'è la volta crociera e noi da questa inclinazione possiamo ricostruire il locale, perché ci dà l'esatta, diciamo, dinamica dell'arco, che poi in quella parte li vedete. Questo è il primo, diciamo, il primo locale, questo è, diciamo, li chiamavano bassi, e poi a fianco ci sono gli altri due. Quello invece era la casa della prima grida, restaurata malissimo, diciamo, dal corpo forestale, ma insomma dobbiamo accettare pure questo. Ecco, vedete, anche quello che sembrerebbe un muro senza significato, vedete che c'è l'arco, e questo vuol dire che dietro c'era un'altra stanza. Quindi ecco quello che dicevo, dobbiamo fare il lavoro che dobbiamo ancora continuare. Qua invece si vedono i due locali. Come vedete, questo è un muro recente, questo primo, che praticamente è in linea con quell'arco. Quindi da questi disegni potete vedere che dietro, dove c'è l'albero, c'è un'altra stanza. Ed è importante, perché attraverso le stratificazioni noi possiamo leggere, diciamo, tutti i passaggi storici. Questo è un altro particolare che vedete da dentro, ma questi sono tutti chiusi per il pericolo, ma si potrebbe aprire e vedere dove vanno a finire. Queste sono due foto che io ho fatto in periodi diversi per farvi vedere la bellezza di questo posto, no? Cioè questo è, diciamo, il rosticcio del sole al tramonto, e questo invece è nella primavera. Ecco, San Martino di Giove di Canale, che è la terza, diciamo, parte, diciamo, dei monaci, dove poi partirono, la grande con la chiesa di San Martino di Giove nel comune di Pietrafitta, ubicata sulla pendice occidentale della Sila, con la sede che ospitò i monaci basiliani provenienti da Pesico, con a capo Santi Lorenzo, prima dell'emigrazione in terra d'Abruzzo nella seconda metà. Come vedete, Pietrafitta a sinistra, e ancora una volta troviamo praticamente questo eremo distante dal centro, come vedete preferivano stare un pochino distanti. E questa è una planimetria, e quel quadrato che vedete è stato poi il recupero. Ecco, guardate la situazione, cioè guardate la situazione di prima che ha trovato il tetto Petrone, e guardate la situazione finale. Questo è un capolavoro del restauro, guardate, per riuscire a vedere le pendenze che aveva la chiesa prima, le navate, altre cose, è stata una cosa veramente ammirevole. Guardate praticamente un volume praticamente senza significato, e il capolavoro che si trova. Vedete che praticamente c'è l'altare maggiore, che è quello, vedete, che è grigio sopra, e poi il quadro di lui. Addirittura il secondo era crollato e c'era solo la parte di sotto, quindi scavando è stato ricostruito il secondo. Guardate anche qui l'altezza, hanno lasciato la forma della finestra, qui vedete, che si riferisce a quella finestra, perché poi la chiesa scende giù. Questo per darvi l'idea di come era questo casale. Cioè, questa poi, perché è stato importante? Perché Gioacchino da Fiore praticamente ha comprato questa chiesa 200 anni dopo che sono passati i nostri monaci, l'ha ristrutturato e ci morì. E per 25 anni è stata la tomba di Gioacchino da Fiore, poi è stata traslata a San Giovanni in Fiore, diciamo, non la sua città di nascita, ma la sua città, diciamo, del suo movimento, no? E quindi, insomma, l'ho descritto in questo particolare. Ecco, ecco, addirittura, ecco, caso unico, ho trasformato completamente la chiesa con smontaggio del tetto e l'adesione di un solaio intermedio e sopravvivenza della stessa. Solo un accurato studio ed un conseguente restauro tecnico-scientifico dato dall'architetto Pasquale Lopetrone della Sovrintendenza di Cosenza, accompagnato da un'equipe di tecnici, ha portato alla luce l'antico splendore della chiesa. Il tutto è documentato nella pubblicazione che vedete qui, curata dallo stesso Petrone, San Martino di Giove a Canale di Pietrafitta, dato alle stampe subito dopo il restauro. Un intervento intelligente per dare dignità a un luogo sacro frequentato sia da Gioacchino sia dai nostri monaci basiliani. Entrare in questa chiesa significa per un momento vivere l'atmosfera di silenzio che induce alla preghiera. Preghiera che fu strumento giornaliero dei monaci nel tentativo di una ricongiunzione a Dio. Ricongiunzione che sicuramente avvenne con la santità raggiunta dei nostri religiosi. Nelle foto legate si possono vedere le trasformazioni, diciamo, la restituzione di questo capolavoro. Ecco, questo qui lo potete trovare anche su internet, l'ha pubblicato l'architetto, ma veramente vi posso dire che è stato un grande lavoro, diciamo. Ecco, questo tipo di intervento, perché è importante? È importante per il luogo, ma è importante anche per la memoria.
la memoria dei monaci e anche la memoria, diciamo, della spiritualità che in quelle zone era molto forte, insomma, in quegli anni. Ecco, di tutto questo che abbiamo visto prima, che cosa è rimasto? È rimasto praticamente il culto della Madonna della Luce. E quindi vi spiego perché la Madonna della Luce. Ve lo leggo perché sarebbe molto più veloce. Allora, Madonna della Luce in San Pietro Magnisano, che è il mio comune, il culto della Vergine di Pesca nel XVII secolo venne trasferito dall'Archimandrita nella terra di San Pietro, che era la sua città natale, uno degli ultimi archimandriti. Infatti nel 1153 molti conventi e abbazie vengono soppresse da un ordine papale per decadimento delle stesse. Ancora oggi la frazione del comune di Magnisano e San Pietro si veneva sotto il nome di Madonna della Luce. Nell'omonimo importante santuario, sulla Vergine di Pesca, ne scrive nella sua Calabria illustrata il padre Fiore d'Acropani, cappuccino nel XVII secolo. E che cosa scrive? Si fondò questo sacro cenobio con l'occasione che, veggendosi da taverna sua vecchia, alcuni lumi nottetempo su del luogo, e perciò trattavasi molta gente, cioè attraevano molta gente, vi si trovò l'immagine della Vergine, la quale teneva fra le braccia un dolcissimo bambino. Si riferisce ai primissimi anni quando appunto i monaci basiliani Basilio Paisticchio e Conone Sanutoros pregavano la Vergine illuminata dal fuoco acceso nella notte. Ecco il motivo per il quale Madonna della Luce, poi ci sono anche altri significati. Il popolo di Taverna Vecchia, vedendo il chiarone nella notte, chiamarono Madonna della Luce, luce che illumina il cammino dei pellegrini. La festa in onore della Vergine si teneva l'8 settembre e il vescovo di Catanzaro saliva a Pesica percorrendo antichi tratturi per ufficiare messa davanti ad una marea di fedeli. Dalla seconda metà del XVIII secolo, immagine e tradizione tutto si sposta a San Pietro Magnisano e ancora oggi, nella prima settimana di settembre, si riversa nella piccola località migliaia di fedeli, accorrendo, molti dei quali a piedi, a pregare davanti al quadro miracoloso e alla bellissima statua realizzata nella metà del XVIII secolo. Il santuario ad una navata si presenta imponente nelle dimensioni che stride di fronte al piccolo nucleo di case della frazioncina. C'è una piccola frazioncina e poi c'è questa enorme chiesa. Ecco, questo è l'interno. All'interno molte opere pittoriche di grande valore, un organo e un altare finemente intagliato, il quadro che raffigura la Madonna non più originale, portato da Pesca dall'Archimandrita, ma una copia di pregevole fattura, mentre nella cappella dedicata alla Vergine si nota un affresco sovrapposto ad un altro realizzato in occasione della dedicazione della stessa cappella nel XVII secolo. Siamo dunque di fronte in questo santuario a una continuità di culto e di fede della Vergine che San Falco e i suoi fratelli ebbero nel X secolo. L'impegno costante del sottoscritto e di quanti si vorranno cimentarsi in ricerche storiche locali sarà quello di evidenziare che i monaci di Pesica, poi diventati santi, si formarono sotto legge di queste immagini. Mentre a destra voi vedete un particolare che ho fotografato nell'altare, che indica tre tabernacoli, che era praticamente lo stemma di Trischene, cioè i tre tabernacoli. Questo lo trovate sia negli altari di San Pietro Magnisano e sia negli altari della chiesa di San Domenico, dove ci sono i quadri di Mattia Bene, cioè ogni altare porta all'interno questo capolavoro di intaglio per ricordare il vecchio collegamento con la città di Trischina, addirittura quella greca, quella sul mare. Ecco, anche questi sono segni che vanno messi in evidenza e restaurati. E qui ho messo questa foto per ricordare veramente un grande avvenimento. Allora, alla fine di questo breve scorso sui luoghi dei nostri monaci appare evidente l'urgenza di un recupero delle strutture esistenti, un doveroso verso la memoria di questi santi che con la loro presenza hanno reso immortali questi luoghi. Un dovere come calabresi ad intensificare i rapporti con tutte le comunità abruzzesi che sono protette dai nostri santi, nel solco che già la comunità di Palermo e quella di Taverna ha iniziato nel 2001. Molti sono stati i convegni e le manifestazioni in Calabria e in special modo nella nostra presila catanzarese, non ultimo il convegno tenuto a Taverna nel 2016. Qui potete vedere la locandina, dove c'erano tutti i comuni, ecco, vedete quello che diceva Claudio, cioè sono i tre comuni nostri, Magnisano, Albi e Taverna, e il comune di Palena. Insomma, alla presenza del sindaco De Emilio e di altri cittadini, nel corso del quale furono portate le spoglie di San Falco, appositamente portate da Palena nel pianoro di Pesca dopo mille anni, luogo che lo vide crescere e formarsi. Ma io ho voluto fare un augurio qui, ma ancora tali appuntamenti non sono stati sufficienti a svegliare le popolazioni locali ad un interessamento più puntuale verso queste aree e a spingere le classi politiche locali e regionali calabresi a puntare sulla riqualificazione di questi territori ed approfondire la gloriosa storia dei Santi Calabri. I miei personali studi su siti appena illustrati sono leggermente modificati, abbandonando per un momento le strutture
e intraprendere notizie sui nostri monaci in archivi calabresi. E di questo ringrazio l'architetto Maria Carmela Ricci per lo stimolo dato fino all'indomani dal compagno del 2016. Sono sicuro che in seguito, e grazie anche all'appuntamento di oggi, gli incontri si intensificheranno, facendomi io stesso portavoce dell'incontro di oggi presso la comunità delle popolazioni presilane interessate. E così sarà fatto. Io qui ho scritto San Falco e i suoi fratelli, un ponte di fede tra Abruzzo e Calabria. Maria, per gli interessantissimi interventi, io direi un attimo magari di dare spazio ai presenti che hanno resistito fino alle ore 12:40 per domande, interventi, osservazioni. Abbiamo visto che la precedente giornata di studi sulla linea Gustav è stata animatissima, per cui speriamo che anche questa desti. Prego. Lascio il microfono. Allora. Maria, vieni anche tu, così. Sì, ecco, c'è anche mia in questo modo. È un po' meglio che mi alzo un po'. Sì, sì, allora, io sono molto contento di trovarmi oggi a distanza di un anno. Chiedo scusa. Sono tornato. Don Auro, Maria, abbiamo solo un attimo. Devo parlare. No, ma io ho un impegno nel primissimo pomeriggio. La ringraziamo di cuore, proprio. Ripasso il microfono, chiedo scusa, ma ci siamo accavallati. A distanza di un anno siamo qua nella sala della Beata, dedicata alla Beata Florisenda, e cercai di la presentazione della una pubblicazione sulla Florisenda, cercai di mettere in evidenza che cosa la storia deve capire per il futuro, soprattutto per quei luoghi che in parte a livello linguistico non hanno il futuro. A livello linguistico, perché la stessa balena, se deve dire domani andrò, dice domani vai. Allora, che cosa ci insegna, ci insegnava l'esperienza dell'anno scorso? Che cosa si poteva raccogliere da questa nobil donna nata in queste mura? Un valore. Lei, la madre, aveva capito che era bello donare. La figlia le fece capire che era sublime donarsi. Ed è questo il valore religioso, ma che inserito nella società, nella quotidianità, chi del luogo può raccogliere? Io sono venuto oggi casualmente. Che cosa raccolgo? I magnifici sette. Non tenevano le pistole, cioè avrei gradito la presenza del, ma avevano qualche cos'altro che dobbiamo saper raccogliere. L'antropologia culturale insegna, se fosse venuta qua Ruth Benedict, usando il suo metodo, avrebbe raccolto, avrebbe sottolineato il tratto culturale piuttosto dei paesi della valle, piuttosto tratti culturali, piuttosto dionisiaci che non apollinei. Allora, i sette frati, i sette
fratelli, insegnano una questione di metodo che dovrebbe essere applicata nei nostri campi di lavoro. Io sono qui, rappresento non i balinesi, qui rappresento la società di storia patria di cui mi onoro di far parte. Il nostro punto qual è? È proprio quello: che cosa ci è utile per il futuro questa esperienza? Il metodo dei sette frati, i quali non hanno fatto altro che la evangelizzazione del luogo. Mentre a che cosa ci può essere utile? Al metodo. Cioè la ricerca scientifica non può essere autoreferenziale, limitarsi alla raccolta storica, sapersi interrelare, perché non esiste soltanto l'archeologia, non esiste soltanto la verità della pietra, esiste la verità della parola. E io molti, una trentina di anni fa, invitavo l'antropologa Carla Di Galli ad occuparsi di queste zone interne, perché nel caso di Palena è un'isola antropologica dal punto di vista linguistico, degna di grosse osservazioni e di aiuto per come affrontare il futuro. A proposito, l'altro elemento che esce fuori e che lega San Falco è un triangolo: Taverna e Canosa di Puglia. Che c'entra Canosa di Puglia? Questa era prima di essere terra di lanifici, era terra di pastori. I pastori, c'è una grotta sopra la Maiella, Grotta Canosa. I locati di Palena andavano nella locazione di Canosa, e a Canosa, nella chiesa madre, chi c'è? San Sabino, protettore degli spiriti dei serpenti neri, mentre qua San Falco, protettore degli spiriti maligni. Allora, l'evangelizzazione è servita a scardinare questo che l'antropologia, un'antropologa, poteva mettere in evidenza, cioè questo non sapersi rapportare sufficientemente, ma inconsapevolmente sentirsi un poco autoriferenziali. E allora ci vuole sempre, mi dispiace dire, una pedata nel sedere, perché l'unica salvezza di queste zone, per la ricchezza che hanno, Palena non è piccola solo dal punto di vista demografico, perché la grandezza di un luogo non lo si misura soltanto dal fatto demografico, ma un elementi storici che ne innalzano la grandezza, fino a quello che ho detto io sei giorni fa alla stazione di Palena, dove un re disse: finalmente adesso posso dare l'idea di nazione al mio regno. E questa cosa è avvenuta alla stazione di Palena. Ogni paese qua giù, se interrelato, può fare uscire dalla cronaca e le sue radici storiche, le ricerche che si fanno, avere una dimensione storica, che significa darci elementi, saper raccogliere elementi che ci guidano a saper affrontare quello che linguisticamente non abbiamo, il futuro. Grazie tanto. Grazie professore, come sempre incisivo.
E qualcun altro voleva intervenire con qualche domanda? Con una curiosità, siccome il restauro a me ha dato l'idea della cattolica di Stilo, insomma più o meno, sembra una chiesa bizantina, quindi mi chiedevo, ma il fino al 1600, sì, sì, è questo che volevo chiedere, ma fino al 1600 c'era un rito cattolico greco? No, guarda, quando sono venuti i normanni che volevano cambiare, diciamo, il rito greco, hanno avuto un'intelligenza, non hanno distrutto i bizantini, in alcune parti sono rimasti, concedendo in alcune chiese di fare il rito latino e il rito greco. Nella Locride, nella Valle Grecante si chiama, ancora oggi ci sono dei paesini che parlano in greco e hanno tutte le tradizioni. Addirittura c'è un sito vicino Stilo che si chiama San Giovanni Terestissi, dove i monaci greci ancora esistono. Quindi non è scomparsa diciamo, il discorso che stai facendo tu, diciamo, della grecità all'interno della Calabria. Chiaramente nell'architettura li troviamo mancati, quindi come vedete le absidi che avete visto sono quasi simili a Rossano, per esempio, quindi la matrice è bizantina. Chiaramente i normanni erano molto più guerrieri, quindi hanno rafforzato i castelli e li hanno resi ancora più sicuri, e si vede la struttura di cambiamento. I bizantini sono molto più morbidi nelle forme, no? Cioè la cattolica di Stilo ha visto un palatino che c'è per la bellezza, tra le altre cose, non vorrei fare tanti, ma ci sono tante cose da dire. Praticamente in Calabria molti materiali che si trovano sulla costa della Magna Grecia venivano recuperati a monte, e quindi voi trovate nella cattedrale di Gerace tutte le colonne diverse, perché erano dei resti, per cui li riciclavano. Anche le quattro colonne della cattolica di Stilo sono uguali, per cui riciclavano quel materiale e lo costruivano, insomma, con gli elementi che avevano, insomma, queste cupole tondeggianti, insomma, questi. Un aspetto dei basiliani c'è anche in Puglia, sì. Soprattutto una parte della Cricina, sì, sì, sì. Dove ancora si parla un dialetto, sì, sì, sì. Un dialetto greco. Ma ci sono molti studiosi che stanno portando fuori. No, ma io volevo ringraziare il professore per l'intervento che ha fatto. Voglio fare un esempio. Nel 1990, io da giovane architetto, ho ricevuto l'incarico per progettare un museo dedicato a Mattia Preti, no? Io conoscevo Mattia Preti già dagli studi, lui dipinge dei quadri molto grandi, cioè 3,50 m x 6, insomma, una cosa incredibile a Napoli, se vedete questi quadri. Mi fu affidato un palazzo signorile, Palazzo Gironda, che trovo nella chiesa. Claudio ha visto il Palazzo Gironda. Io rilevai per bene questo edificio, perché una famiglia aveva regalato l'ultimo piano per un museo. E io dissi chiaramente, ma scusate, non possiamo fare un museo in un palazzo, tra l'altro poi ci sono pure problemi statici, insomma. Forse questo potrebbe essere il centro studi Mattia Preti, ma non il museo. E mi rivolsi con attenzione al convento dei Domenicani, dove è sede anche il comune nella parte di sopra. Andai a rilevare, diciamo, tutto il convento e consigliai di spostare, cioè di prevedere il museo Mattia Preti in questi locali, due dei quali siamo interrati con delle arcate enormi, e ottenemmo questo. Cioè all'epoca non ci credevano. Ecco, Mattia Preti, la memoria di Mattia Preti, la memoria prima dei quadri, la memoria ha fatto un grande miracolo. Cioè si sono aperti studi di diverso tipo, stiamo avendo mostre internazionali, che decide addirittura prima Francesca, e abbiamo portato i più grandi pittori del Seicento a Taverna con grandi concessioni. Quindi è vero quello che lei dice, la memoria e la parola, per non dire che nei paesini ancora, attraverso la parola, noi riusciamo ad avere quello che lei ha detto prima, quindi per questo dicevo sì. Quindi come vedete, io dicevo prima Francesca, e adesso porterò questa esperienza in Calabria. Io ho parlato già col presidente della Regione Calabria, perché in Calabria in questo periodo lui sta finanziando molti studi, diciamo, dei cammini. Per esempio ha finanziato un cammino di Gioacchino Fiore che tocca tutte, diciamo, le abbazie sue, ma abbiamo anche il cammino di San Francesco di Paola,
Quindi voglio dire, porterò questa esperienza, perché ho già accennato, anche al Parco Nazionale, perché noi facciamo parte del Parco Nazionale, perché questa esperienza ha bisogno di uno studio interdisciplinare. E quindi quando parlava dell'antropologo, io le dico che sì, è importantissimo avere questi tipi di scambi culturali. È chiaro che l'archeologo va a scavare, l'architetto magari cerca di fare progetti per adeguamenti, e altre persone, cioè gli storici dell'arte. E noi abbiamo fatto, io mi sono permesso di fare un'associazione con ragazzi, perché mi stavo avendo il problema di come riunire queste cose. Sapete che i campanili erano corti, no? I campanili sono corti, è difficile accedere a qualcosa. Allora io ho girato l'ostacolo e ho fatto un'associazione che si chiama Aspetta, coinvolgendo tutti i ragazzi di questa comunità, e quindi sono andato oltre, cioè se all'interno dell'associazione si trovano gli studiosi di Taverna, io ho Taverna, se ci sono studiosi e tecnici di qualsiasi genere, non abbiamo fatto distinzione di cose, di Magisano o di Zagarise o di Bentoni o di Corsano, di Corsano, insomma questi sono i nomi, sono riuscito ad andare in questi paesi in pompa magna, perché ci sono i rappresentanti del comune, no? E quindi stiamo cercando di fare queste cose, cioè per saltare quell'irrigidimento che ogni volta che diciamo Taverna, Albi, Magisano, Zagarise, ah ma no, questo è mio, il santo è mio. Ecco, per superare questo io porterò avanti questo discorso, perché diceva Claudio, questo non è un problema del comune di Palena o di Guardia Grele o di Caso, questo è una ricchezza regionale, perché non è nessuno, in nessun posto ci sono sette monaci che partono da una parte, diventano tutti santi padroni delle cittadine. Quindi se una regione Calabria o le province che ancora ci sono non aprono gli occhi su queste cose, ditemi voi come possiamo andare avanti. Io sono amministratore e non posso da solo a Magisano portare queste cose. E io riuscirò a restaurare il monastero della Madonna della Luce, il santuario, ma quello è un compito del comune. Stiamo facendo il progetto e farò questo perché è una bella chiesa, ma tutto il discorso per portarlo in Abruzzo e viceversa deve camminare su gambe diverse e non sulle spalle di Salvatore Tosso, di Francesca, della Cinese, di Maria Ricci, di Adele, del sindaco o del professore, di altri. Deve camminare su una convinzione di miglioramento culturale delle regioni, che noi questo dobbiamo fare. La Calabria è stata attraversata da tutti i popoli, noi abbiamo la Magna Grecia, per molti anni, e chiudo perché è una cosa importante questa, per molti anni tutti hanno guardato gli scavi della Magna Grecia, qualsiasi cittadino, anche estero che veniva, Magna Grecia, Magna Grecia. Noi da un po' di anni abbiamo detto stop a questo tipo di infangamento, perché non voglio dire che è un infangamento la Magna Grecia, ma è un infangamento infame non considerare i nostri comuni montani che hanno una storia millenaria e hanno ancora da dire molto. E quindi facciamo dei festival, e chiudo, uno dei quali si chiama Giardino delle Speri, dove per 5 giorni invitiamo artisti, attori, musicisti, diciamo antropologi, architetti, archeologi, e li facciamo vivere sui nostri comuni, e facciamo ogni giorno, ogni piazzetta, uno spettacolino di musica, poesie dette da molte persone, e ci ispiriamo a Franco Arbinio, che ha inventato la paesiologia. Noi l'abbiamo spiegato mille volte. Quindi Palena non è un piccolo centro, Palena è una ricchezza, come le Capri, come le Guardia Grele, come Cantarella Mare. Quindi questo è la mia presenza oggi, vuole dire che io arrivo attorno in Calabria, e visto che ho fatto un po' di politica, quindi posso muovere anche in questi ambiti, diciamo ho diretto anche uffici tecnici, insomma mi posso muovere bene, io porterò questo progetto deve essere un progetto minimo interregionale, perché non ha nulla da invidiare a molte ricerche. Io finanziano delle cose ignobili, e noi invece facciamo questi studi a livello gratuito. Questa è una vergogna. Sono 20 anni che io studio per le cose e nessuno mi chiama, cioè io coinvolgo tutti i sindaci, poi i sindaci se ne vanno e cominciamo da capo. Invece qua ci vuole un'associazione stabile per portare avanti queste cose. Quindi io questo vi chiedo, e chiedo anche ai cittadini, io faccio lezioni private, lezioni gratuite alle scuole,
cioè io e tutti i miei amici andiamo nelle scuole a parlare di queste cose ai ragazzi per farli crescere e dire guardate che state camminando su una cosa importante. E vi dicevo questo, dopo abbiamo la Magna Grecia, i Romani, i Bretti, che poi a Cosenza si chiamano Bruti, e qualcuno diceva ma questi Bretti sono un popolo tamarro, uso questo termine di realtà, cioè sono greci. E abbiamo sovvertito questa cosa in un comune che si chiama Tiriolo, che è una cittadina che guarda i due mari, tanto è vero che ci sono dei risorti che chiamano due mari. Si è scoperto una tomba, ma di un'eleganza, di una bellezza, con marmi bianchi. E dov'è? E dov'è la tamarreria di questi popoli? O dov'è la tamarreria? Abbiamo trovato dei mosaici a terra, un palazzo quasi integro dei Bretti, sto parlando. E poi ci sono stati i bizantini. Per noi i bizantini sono la nostra madre, perché per molti secoli questi monaci si sono nascosti in queste grotte, e sono stati anni e anni. Tutta la Calabria è piena di grotte di monaci italo-greci, da Reggio Calabria a Catanzaro, a Crotone, a Vibo Valentia, a Cosenza. Anzi, se voi vorrete, e io lo faccio con grande cuore, io porterò un grande archeologo, quello che ha scoperto il più grande mosaico della Magna Grecia, che si chiama Francesco Cuteri, che in questi giorni sta facendo lezione su quel mosaico. Se voi volete, io lo porterò qui, perché è un esperto di monaci italo-greci, e vi farò fare un convegno stupendo su questa situazione. Perché poi, se è vero che sono italo-greci questi nostri monaci, e ha anche senso di parlare della base, no? Da dove provenivano, con chi crescevano. Per questo ho fatto riferimento a Taverna Vecchia, dove lì sono segnati i monaci basiliani. Lui, San Falco, è cresciuto in quell'ambiente, ed è chiaro che, avendo visto queste preghiere, avendo visto questi uomini illuminati, quindi se voi volete in un'altra occasione, in inverno, non è che deve essere a forza d'estate, noi faremo questo incontro, questo convegno qui sui monaci italo-greci. Io porterò a Francesco Cuteri qui a Pavena, per ancora mettere materiale, come diceva il professore prima, questo materiale. Quindi allargheremo la ricerca per cominciare ad avvolgere questa cosa. Chiaramente quando torno, un'amica mia giornalista ha detto che fa un articolo a livello regionale, vi porterò l'articolo qui. Perché le cose le dobbiamo fare, lo dicevo prima, si devono fare, non le facciamo. E questa è una cosa molto bella per chiudere questo convegno. Grazie. Grazie. Un saluto, visto che hai citato anche Casoli, saluto dal pubblico, c'è l'assessore alla cultura del comune di Casoli, dottoressa Polanzi, che è venuta a trovarci. Grazie della presenza significativa anche per noi casolani espatriati, emigrati come male, però questo dà il senso, accogliamo molto volentieri l'invito dell'architettore di Marco. È significativo perché noi nomadi, sì, però è effettivamente questo legame tra i paesi è molto importante, tendiamo un po' a fare quello che un po' diceva Claudio prima, un po' le isole in un mare, poi insomma la Maiella era un antico mare, quindi voglio dire facciamo questi isolotti, il nostro passato geologico è legato a un mare, però cerchiamo di non essere delle isole, ma facciamo delle lingue di terra su cui agevolmente diventiamo anche una penisola, cerchiamo di collegarci un po' di più. E il senso di questo convegno, voglio dire che Francesca siamo state accolte dalla comunità palenese in tempi diversi. Lei dice di me che mi ha incontrata come viaggiatrice solitaria, ama dirmi così, a un certo punto in una stessa estate si sono incontrate, lei è una storica dell'arte, una geologa, abbiamo trovato un terreno comune di azione che speriamo possa essere un precursore di tante cose significative per il nostro territorio, dal convegno, ma ecco, strutturare qualcosa, anche detto citava l'associazione Asperitas creata sul territorio con i giovani del posto, speriamo che si possa un po' alla volta creare qualcosa di simile anche qui che sia incisivo sul territorio. Sì, allora io concludo dicendo solamente questo, intanto per noi è molto importante anche che l'associazione culturale palenese sia qui perché ci sentiamo in dovere di dire che comunque tanto avete seminato nel tempo e noi vorremmo raccogliere insomma anche dal punto di vista
poi i flussi di persone e quant'altro, le ricerche che voi avete fatto, quindi dare magari un aspetto, come dire, di transito e visitatori a quelle ricerche che sono fondamentali e che voi avete promosso. Visto che tu hai citato Mattia Preti, colgo solamente l'occasione per dire che noi qui abbiamo una pinacoteca che dà grande spazio alla figura di Oreste Recchione, e con i bambini abbiamo intrapreso un percorso didattico e li abbiamo portati nei luoghi palenesi di Oreste Recchione, cercando insomma anche un po' di per noi l'essenziale è veicolare contenuti e identità. L'identità si basa in primo luogo sulla verità della ricerca, perché quella è essenziale, però poi deve trovare l'infa, no, nei giovani, per questo le scuole, per questo i bambini, per questo i nostri laboratori che ad agosto, come hai visto Salvatore, noi abbiamo avuto tutti i giorni, proprio perché l'identità deve essere di chi vive qui, ma anche di chi viene. Noi abbiamo tantissimi turisti, è importante che quando vanno via sappiano che Palena è un X numero di cose, fra cui la pittura, la ceramica, gli eremiti, la linea Augusta. Insomma, noi stiamo cercando, e oggi questa giornata, concludendo, possiamo dire di crearci noi stessi un'identità viva, forte, e di tramandarla ai nostri figli e a chi verrà e andrà poi via da qui e racconterà di noi altrove. Grazie a tutti per aver partecipato.